Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Buon pomeriggio a tutti da Firenze, ci troviamo all'Assemblea Nazionale dell'Unione Camere Civili, prima sessione pomeridiana del 28 ottobre. Chi vi saluta dalla postazione mobile di Uslo Web Radio è Andrea Pontecorvo e questa volta ascoltate bene perché abbiamo in carne e ossa il collegamento mattutino professionale con le news, la dottoressa Valentina Marzella in carne e ossa proprio qui nella cabina di regia di Uslo Web Radio. Valentina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, siamo pronti in dirittura d'arrivo ormai per l'inizio dell'assemblea che si aprirà con i saluti naturalmente del presidente delle Camere Civili Laura Iannotta, la quale in anteprima leggerà questa lettera che gli ha inviato il ministro della giustizia Andrea Orlando, che per impegni istituzionali si trova purtroppo all'estero e che comunque esprime soddisfazione ed apprezzamento per il lavoro svolto dalle Camere Civili per migliorare l'efficienza del processo. E quindi siamo ormai pronti per iniziare. Pronti per iniziare, ma i relatori si stanno ancora posizionando sul tavolo di cui alla fotografia che vedete e che più ne vedrete ancora pubblicate sui social riferiti alla radio. Diamo un po' indicazione su quello che andremo a sentire da qua a pochi minuti. Avremo i saluti delle autorità, quindi dottor Dario Nardella, che è il sindaco di Firenze. In questo periodo l'abbiamo sentito, vero Valentina, più e più volte nelle cronache mattutine, nelle news, perché c'è il problema dell'accoglienza dei migranti e quant'altro. E sentiremo anche la dottoressa Margherita Cassano, che è il presidente della Corte d'Appello di Firenze, la dottoressa Marilena Rizzo, presidente del Tribunale di Firenze, l'avvocato Sergio Paparo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, l'avvocato Piero Melani Graverini, presidente del Consiglio distrettuale degli Ordini della Toscana, e abbiamo già avuto modo di salutarlo, il presidente del CNF, l'avvocato Andrea Mascherin. Quindi questi sono i saluti istituzionali che ci vedranno da qui a pochissimo trasmettere sempre in diretta. Noi non possiamo che ringraziare ovviamente la splendida organizzazione della Camera Penale di della Camera Civile di Firenze, che davvero ha organizzato in questa splendida sala. Ce la vuoi descrivere un attimino solo? Che sala è? Come si chiama? È la sala D500, perché a Firenze non si può dire dei, no, ma c'è appunto la D troncata, come dire, quindi sala D500 in Palazzo Vecchio, e ovunque ci si giri lo sguardo ci sono affreschi enormi, conservati in maniera davvero impeccabile. E davvero mi chiedo se il Salone dei 500, ora mi viene in mente, sia per la metratura, perché appare una metratura di quasi 500 metri quadri, per quanto è immensa, ma forse anche di più. È una cosa che rinfranca l'animo. Assolutamente, quindi già la cornice è positiva e ci promette assolutamente bene. E adesso posteremo, come vi dicevo, delle foto non appena iniziata l'assemblea. Questo palazzo vecchio, che è un qualche cosa di uno splendore obiettivamente, quindi una location suprema. Si stanno riempendo tutti i posti, ricordo che sono confluiti qui a Firenze tutti i delegati delle Camere Civili territoriali, perché soprattutto nel pomeriggio di sabato e nella mattina di domenica si terranno ovviamente i lavori
come da statuto dell'UNCC. La parte pubblica ovviamente sarà trasmessa da Uslow Web Radio. Abbiamo già ringraziato la Camera Civile di Firenze, che è ospite di questa manifestazione. Ovviamente non possiamo che ringraziare anche l'UNCC nella persona del presidente Laura Iannotta, che sempre grandissime aperture ha dimostrato nei confronti della radio e ci ha dato ovviamente la possibilità di trasmettere con tutta la nostra strumentazione, seppur piccolina e portatile, comunque sempre di organizzazione si tratta anche nello spostamento fisico di tutti i colleghi che per l'appunto ci aiutano in questa bella cosa, perché poi si riporterà, sentirete delle relazioni anche sul tema dell'assemblea, che è davvero interessante. L'ingresso delle conoscenze esperte nel processo civile è un qualche cosa con il quale ci confrontiamo ogni giorno di fronte ai banchi dei giudici. Ne parleremo del rapporto non sempre semplice con il consulente tecnico, gli altri ausiliari del giudice, andando ad evidenziare gli aspetti critici e le proposte di riforma. Non interverrà dunque sia scritto nel programma l'avvocato collega Giovanni Legnini, il vicepresidente del CSM. In sua vece avremo il consigliere del CSM Leone, il quale è già qui presente. È stata anche anticipato il suo intervento, che doveva essere, diciamo, domani, quello di Legnini. Invece Leone è già arrivato, quindi parlerà già subito questo pomeriggio e avremo già un primo quadro della situazione, visto che è appunto il Consiglio Superiore della Magistratura che si occupa soprattutto di questa valutazione delle professionalità. Ecco. Salutiamo la collega Giulia Zamboloni della Camera Civile di Cremona. Presidente Giulia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, anche te qui a Firenze, era evidente. Certo, con tutta la delegazione di Cremona, cioè siamo in cinque. Allora, siamo pronti per sentire del bel tema e, come vedi, anche i relatori si stanno preparando. Noi invece torneremo con te per chiederti come è andato l'evento su da te, che è stato grandioso. È stato veramente un successo. Grazie ai relatori e a tutti i partecipanti. E allora torneremo anche da te con le tue registrazioni degli eventi locali. Grazie Giulia, a presto. Bene, ci ho detto, noi possiamo ancora qualche secondo, perché davvero stanno prendendo posto tutti i relatori. Ricordo che sentiremo il sindaco di Firenze, dottor Dario Nardella, la dottoressa Margherita Cassano, presidente della Corte d'Appello di Firenze, la dottoressa Marilena Rizzo, presidente del Tribunale di Firenze, l'avvocato Sergio Paparo, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, l'avvocato Piero Melani Graverini, presidente del Consiglio Distrettuale degli Ordini della Toscana, e il presidente del CNF, l'avvocato Mascherin. Ancora qualche secondo, cara Valentina, vedo che si stanno tutti quanti preparando, anche i delegati delle varie camere civili stanno prendendo posto e tra poco davvero inizieremo i lavori, giusto il tempo di un brevissimo jingle. Uslow Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Nuovamente dal Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, stiamo iniziando proprio adesso gli ultimi saluti fra i relatori stessi, già la gran parte di essi è posizionata sul tavolo, sentiremo tante relazioni interessanti, proseguiremo poi ovviamente con la sessione
coordinata dal presidente della Corte d'Appello di Firenze, la dottoressa Margherita Cassano. Sentiremo il professor Angelo Dondi, il professor Giuliano Scarzelli, il professor Vincenzo Anzanelli e il professor Michele Taruffo. E poi si chiuderà con una tavola rotonda coordinato dal presidente del Tribunale di Firenze, la dottoressa Marilena Rizzo, dove si confronteranno l'avvocato professore Claudio Consolo, il professor Ferruccio Auletta, la dottoressa Patrizia Pompei, presidente della terza sezione civile del Tribunale di Firenze, e il dottor Franco Pagani, presidente dell'Associazione degli Esperti e dei Periti della Toscana. Quindi anche un confronto intercategorie. Già sentiamo l'audio dei relatori, siamo quasi pronti. Vi ricordo che in cabina di regia c'è Valentina Marzella in carne e ossa, che di solito siamo abituati ad ascoltare la mattina per le news, e Andrea Pontecorvo sempre qui al microfono. E siamo tutti quanti trasmettendo. È arrivato anche il collega Francesco Storace di Roma, ovviamente come tutti i romani a Caciarone. Buongiorno. Buongiorno a tutti, un in bocca al lupo per questa bellissima assemblea, spero che vada tutto bene, il tema è molto interessante, vedremo quali saranno i risultati. Grazie, un abbraccio Francesco. E quindi siamo pronti, ecco qua, vediamo l'audio dal convegno. Vi ricordo che siamo collegati dalla stazione mobile di YouSlow Web Radio. Anche questo è un grande sforzo organizzativo dopo il convegno AIGA tenuto proprio l'altro ieri in quel di Reggio Emilia, organizzato dalla sezione AIGA di Reggio Emilia, che ancora una volta ringraziamo. Ormai dopo le 21 ore e mezza di trasmissione in diretta dal congresso di Rimini stiamo ormai abituati anche a trasmettere da postazioni mobili, ovviamente, quindi anche la radio ha dimostrato una certa maturità sotto questo profilo. E a questo punto penso di poter... Buonasera a tutti quanti, direi che possiamo incominciare. Buon ascolto. E la presidente Laura Iannotta, siamo leggermente in ritardo sull'orario previsto. Il programma di oggi e quello anche dei giorni a venire della nostra Assemblea Nazionale è molto intenso, abbiamo ovviamente sia programma che relatori di alto profilo e professionalità. Mi auguro e spero che sia un programma di lavori che possa coinvolgervi e interessarvi in modo particolare, trattando un tema molto sentito e dibattuto a diversi livelli. Io inizierei subito con una lettera che mi ha inviato il Ministro della Giustizia, onorevole Andrea Orlando, che è impossibilitato a partecipare ai nostri lavori perché si trova, credo, in Vietnam, comunque è all'estero, e ve la leggo perché non è solo un indirizzo di saluto, ma è anche un apprezzamento per questa nostra attività formativa dell'Unione Nazionale, del lavoro che stiamo svolgendo. Gentile Presidente, nel rappresentarle il mio rammarico per l'impossibilità di partecipare, invio suo tramite un saluto all'Assemblea dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, associazione che reca tra le proprie finalità la ricerca di soluzioni volte ad accrescere l'efficienza della giustizia civile nel nostro Paese, una delle priorità che ho inteso perseguire sin dall'inizio del mio mandato. Non vi è dubbio, infatti, che il grado di civiltà
raggiunto da una comunità, si misura dalla qualità e dalle risposte che il diritto civile è in grado di offrire, mediante gli strumenti che gli appartengono alle domande di tutela dei diritti fondamentali della persona. Mi è grata dunque l'occasione di poter esprimere il mio apprezzamento con riguardo alle numerose iniziative, non ultime quelle formative, intraprese dall'Unione Nazionale delle Camere Civili per raggiungere l'obiettivo. Il tema quest'anno prescelto è particolarmente rilevante. La crescente complessità della società contemporanea, in ragione sia delle conquiste scientifiche impensabili fino a non molto fa, molto tempo fa, sia della molteplicità degli interessi da bilanciare, rende anacronistica l'idea di una scienza giuridica autosufficiente e autonoma rispetto alle scienze altre, delle quali il diritto invece richiede l'ausilio. Ma se le altre scienze, mediche, genetiche, ingegneristiche, aziendalistiche e così via, apportano il loro fondamentale contributo alla tutela civile dei diritti, la norma giuridica è quella chiamata a regolamentare i profili procedurali d'ingresso delle conoscenze esperte nel processo, nonché i criteri sostanziali del loro utilizzo, inscrivendo gli uni e gli altri nell'alveo dei principi costituzionali. La scelta trasparente dell'ausiliario, il controllo costante sul suo operato, la ponderata valutazione delle conclusioni raggiunte costituiscono altrettanti momenti chiave per la riuscita dell'osmosi. Il denso programma dei lavori dell'Assemblea dell'Unione dimostra dunque l'elevata attenzione e la competenza che vi sono state profuse e costituisce la migliore garanzia perché sia assicurato, anche grazie all'irrinunciabile professionale contributo dell'Avvocatura, il prudente utilizzo delle conoscenze e delle attività esperte nel processo. Andrea Orlando. Naturalmente la mia risposta era doverosa, la manderò al Ministro e lo ringrazierò per questa attenzione che ha voluto dimostrare in segno, insomma, di anche apertura nei confronti della nostra associazione e del così interesse che ha per i lavori svolti e che abbiamo svolto e che faremo. Prima di dare la parola veloce per i saluti al sindaco di Firenze, che oggi non c'è ma è rappresentato dall'assessore Gianassi, io sono ovviamente e mi sento in dovere di ringraziare, vi prego con un applauso caloroso, il presidente della Camera Civile di Firenze, l'amico Carlo Poli, che è... con cui abbiamo organizzato la nostra assemblea in questa meravigliosa città e in questo salone veramente così che lascia senza parole per le bellezze artistiche a cui i fiorentini saranno abituati, ma noi un po' meno. Quindi io direi che 5, 6, 7 minuti di saluto e poi andiamo avanti con la presentazione dei saluti. Dopo l'assessore io darei la parola al nostro presidente nazionale del CNF, con cui sono molto contenta che abbia anche lui partecipato e sia venuto alla nostra assemblea, Andrea Mascherin. Quindi la parola a Giannasi. Grazie e buongiorno a tutti. Credo che vi toglierò anche meno di qualche minuto per i saluti. È vero che noi fiorentini siamo abituati alla bellezza che è certamente diffusa in questa città, ma il Salone dei 500 è francamente uno scenario talmente bello che anche frequentandolo ogni volta che si entra e che si ha l'opportunità di poterci stare, francamente insomma questa bellezza colpisce sempre. È un piacere per noi dell'amministrazione comunale, per il sindaco di Firenze che oggi è all'estero, rientrerà domani, quindi non poteva essere presente. È un piacere però per noi che abbiate scelto Firenze come località per realizzare la vostra assemblea nazionale. 3 giorni di approfondimento su temi molto importanti, molto tecnici, molto settoriali, ma la cui riflessione è importante anche per sciogliere nodi che poi all'interno del processo sono rilevanti e importanti, anche per consentire una migliore efficienza
del processo stesso. E quindi l'amministrazione fiorentina, oltre a ringraziarvi per essere qui, vi invia gli auguri per una buona 3 giorni di lavoro e di riflessione. Gli ospiti e i relatori sono estremamente autorevoli, i temi impegnati e difficili, quindi saranno sicuramente 3 giorni molto, molto interessanti, all'esito dei quali appunto le riflessioni che voi avrete saputo tratteggiare potranno essere di ausilio per ulteriori spunti, anche interventi nel settore della giustizia civile. Non è un tema distaccato dai temi dell'amministrazione comunale, che ovviamente non ha competenza nei settori della giustizia, ma insomma presidiando la comunità dei cittadini, dei consociati, ogni giorno è evidente che i temi della giustizia civile, non solo, sono rilevanti, estremamente rilevanti, con ricadute quotidiane, e dunque le riflessioni in questo tema che spettano ai professionisti che sono da questa parte del tavolo, ma anche quelli che stanno in platea, sono certamente temi complicati che le persone competenti hanno l'opportunità di affrontare per sviscerare problemi, opportunità anche di modifiche, ma che inevitabilmente non riguardano soltanto gli operatori del diritto, indirettamente poi incidono sulla vita di tutti. E quindi anche per un'amministrazione comunale, che la città di Firenze sia teatro di approfondimenti sui temi della giustizia è un elemento di vanto, e siamo contenti che possano essere qui presenti ovviamente i più autorevoli esponenti sia della magistratura fiorentina che dell'avvocatura fiorentina, che quotidianamente, questo lo posso testimoniare anche come amministratore, lavorano non solo per la gestione quotidiana delle tematiche della giustizia, ma davvero anche per l'approfondimento sui temi dell'innovazione, dello sviluppo e del miglioramento dell'efficienza. Sono tanti temi anche di cui si è parlato, con i quali entriamo in contatto, e alcuni proprio che hanno ricadute immediate. Pensiamo ai temi appunto anche degli investimenti sulla giustizia, sui temi del personale che servono a potenziare gli organici che poi possono dare maggiore sviluppo e impulso alla giurisdizione. Sono giorni importanti, mesi importanti, temi che anche le magistrature e l'avvocatura fiorentina hanno sollevato e sui quali l'amministrazione comunale certamente darà un supporto importante. Quindi davvero benvenuti, io peraltro parteggio particolarmente per queste tematiche perché oltre ad essere assessore sono anche avvocato, e quindi in qualche modo insomma gradisco particolarmente la vostra importante e qualificata presenza. Davvero allora a tutti buon lavoro con temi significativamente delicate e importanti per lo svolgimento del processo, quelli che tratterete oggi, domani, prima appunto dei lavori conclusivi di domenica, perché sono convinto che la vostra presenza nobilita uno spazio che è già certamente bello, visivamente bello, ma che può essere arricchito su questi temi dai quali passa anche il grado di civiltà, l'evoluzione e la competitività del nostro paese. I temi della giustizia in questo senso sono davvero fondamentali. Grazie, benvenuti e buon lavoro. Grazie. Darei la parola al Presidente del CNF. Grazie Laura, io porto il saluto del Consiglio Nazionale Forense e lo porto molto volentieri perché vuole essere anche un riconoscimento al lavoro che stanno facendo queste Camere Civili assieme all'istituzione, Consiglio Nazionale in particolare, e vuole essere anche un riconoscimento all'avvocato civilista che in questo momento ha un impegno estremamente gravoso, prima ancora che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'affermazione del ruolo sociale dell'avvocatura. Noi come avvocatura ci giochiamo molto per il futuro attraverso il rafforzamento del nostro ruolo sociale, la nostra capacità di essere interlocutori dei cittadini, la capacità di essere i portatori delle istanze dei cittadini nei confronti dei poteri politici e ovviamente di essere intermediari con la magistratura. Il compito dell'avvocato civilista in questo momento è estremamente delicato, è molto più delicato da questo punto di vista rispetto al compito dell'avvocato penalista. Il confine tra il mondo penale e il mondo dell'economia è molto più dilatato, è evidente. Invece voi sapete quanto si parli e quanto sia delicato e pericoloso, da qui davvero il ruolo delicato vostro come civilisti, abbinare il processo civile alla crescita economica di un paese, il pesare la giurisdizione e il processo e quindi anche il sistema democratico di un paese in PIL piuttosto che in efficienza della giurisdizione.
Il compito dell'avvocatura civilista, quindi, in questo momento è proprio quello di coniugare quelle che sono le esigenze e le pulsioni economiste del sistema giustizia, che mai devono travolgere chiaramente il mondo del diritto, col il mantenimento dei grandi principi, dei grandi presupposti dell'avvocatura, della storia dell'avvocatura, che è il diritto al centro, che è la valutazione di una democrazia in base alla capacità di tutelare i diritti, soprattutto dei più deboli, piuttosto che in PIL. E allora il vostro ruolo, il nostro ruolo, è proprio quello di valorizzare tutti quegli strumenti idonei a salvaguardare la giurisdizione, perché noi come avvocati e come rispettosi della Costituzione manteniamo al centro la giurisdizione, manteniamo al centro il diritto di accesso del cittadino al giudice, e il nostro impegno è far sì che tutti possano accedere al giudice quando è necessario. Da qui la grande sfida, e le Camere Civili la stanno raccogliendo alla grande con la formazione, come ha osservato il Ministro soprattutto, la grande sfida dell'impegno nelle misure alternative al processo, in particolare nella negoziazione assistita. Voi sapete bene, poi qui abbiamo il consigliere Leone che è stato in Parlamento e sa ancora meglio di me e di voi quanti disegni di legge giacevano in Parlamento che attribuivano separazione e divorzi ai notai, ad esempio, perché ritenuti pubblicisticamente più attendibili dell'avvocatura. Il fatto che queste materie siano attribuite agli avvocati attraverso la negoziazione è un sforzo culturale, è un salto in avanti culturale importantissimo, e noi non possiamo perdere questa sfida. Noi abbiamo una grande giurisdizione perché è una giurisdizione che ha davvero al centro i diritti. Siamo forse più lenti rispetto ad altri paesi, ma perché abbiamo le garanzie. Ecco, noi non dobbiamo commettere l'errore di sacrificare all'efficientismo, alle velocità, a tutti i costi le nostre garanzie. E questo dipende da noi, cioè dalla capacità di portare in processo ciò che è necessario. Se noi riusciamo a portare in processo ciò che è necessario come civilisti, togliamo anche gli alibi a chi vuole intervenire sul processo civile con tagliole varie, a chi vuole costruire degli ostacoli anche economici. Adesso il processo civile è un processo di censo, per deflazionare la giurisdizione. Quindi voi capite che il ruolo dell'avvocato civilista è davvero centrale nel rapporto con la società, a garanzia del cittadino, soprattutto di quello più debole, e per la salvaguardia della giurisdizione. Io voglio accennare quindi solamente al lavoro che stiamo facendo insieme con le Camere Civili, come associazione e specialista. Ci stiamo impegnando molto insieme sul percorso perché riguarda le specializzazioni. Ci stiamo impegnando insieme anche su altri fronti, guardate, che sono socialmente rilevanti, e Laura fa parte, assieme ad altre due colleghe, del tavolo ministeriale che tratta il tema del legittimo impedimento dell'avvocata in gravidanza. Legittimo impedimento che riguarderà non solamente il processo penale, ma anche il processo civile e il processo amministrativo. Noi riteniamo che l'avvocata, la professionista donna, debba avere le stesse garanzie, così come evidentemente il nascituro di qualsiasi altro soggetto della giurisdizione, a incominciare dalle magistrate. Per vincere queste battaglie culturali dobbiamo crescere in immagine, dobbiamo affermare il ruolo dell'avvocatura, e devo dire, se non lo pensassi non lo direi, che con queste Camere Civili questo sforzo è in essere, e credo si possa essere davvero molto ottimisti per il futuro delle Camere Civili sicuramente, ma dell'avvocatura in genere, e quindi del nostro Paese, perché dove c'è una grande avvocatura c'è una grande democrazia, dove non c'è un'avvocatura libera, autonoma, dove non c'è una grande avvocatura non c'è una democrazia formata ed evoluta. E del resto, come diceva Einstein, meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione. Quindi buon lavoro a tutti. Grazie. A questo punto darei la parola per un indirizzo di saluto alla dottoressa Margherita Cassano, presidente della Corte d'Appello di Firenze. È già acceso, sì. Ringrazio tutti gli organizzatori di questa brillante iniziativa, che trovo particolarmente interessante perché solo apparentemente, a mio avviso, abbraccia il settore civile, ma in realtà ha sullo sfondo questioni di carattere generale sulle quali da tempo si sta cimentando
anche l'elaborazione giurisprudenziale in sede penale e che ha portato anche in sede penale all'adozione di importanti sentenze, penso fra tutti alle Sezioni Unite francese del 2002, che aprono nuove prospettive per tutti noi giuristi. Perché dico che il tema che oggi dobbiamo affrontare è un tema di rilievo particolare? Perché implica la soluzione di alcune tematiche di carattere generale. Primo, qual è il concetto di scienza con cui noi ci confrontiamo? Se possiamo ancora aderire a un modello positivistico oppure se in realtà siamo già in una fase successiva in cui abbiamo una sola consapevolezza, quello della relatività anche della scienza e della fallibilità del metodo scientifico. Seconda questione generale che mi sembra sia sullo sfondo, il rapporto tra scienza e diritto, tra metodo scientifico e metodo del ragionamento probatorio del giudice. Viene anche in rilievo il concetto stesso di prova scientifica che è sotteso all'esame di tutte le disposizioni anche che riguardano la nomina del consulente e la nozione di metodo scientifico che noi trasfondiamo, poi tentiamo di trasfondere nel processo, sia esso civile e penale. E infine il congresso, questo convegno ci impegna su un'ultima questione che secondo me è sullo sfondo della prova scientifica, così come quello della prova penale, sul ruolo quindi dei periti e dei consulenti, e che troppo spesso rimane sullo sfondo. L'incidenza della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, quindi del metodo del contraddittorio come metodo immanente al processo, nei vari momenti in cui si sviluppa la formazione della prova scientifica, perché troppo spesso noi dedichiamo scarsa attenzione nello sviluppo del contraddittorio alla cernita stessa del consulente, alla valutazione delle sue competenze, dei titoli che legittimano il suo ingresso all'interno del processo, sia esso civile che penale, alla confutazione del curriculum professionale ad opera della controparte, dei titoli che sono addotti a sostegno di una certa designazione. Così come dedichiamo forse scarsa attenzione ad un metodo preliminare, qui invece è riservato ampio spazio in altri ordinamenti, soprattutto a quelli di common law, su cui c'è una qui è molto opportunamente dedicata una relazione autonoma, cioè il criterio del confronto fra le parti sulla validità di un certo metodo scientifico proposto, sulla sua validazione o meno da parte della comunità scientifica in base alle conoscenze storiche del momento. Tutte queste problematiche devono essere esaminate contemporaneamente, sono immanenti al processo, sia esso civile che penale, perché influenzano inevitabilmente, proprio sotto un profilo eziologico, la stessa validità del metodo del ragionamento probatorio poi adottato dal giudice, i suoi criteri di valutazione della prova quando entra in rilievo la prova scientifica e le stesse tecniche di motivazione su quella prova scientifica, cioè in altri termini il ruolo del giudice tutte le volte in cui fa parte delle prove che fondano il convincimento del giudice una prova scientifica. Troppo spesso noi giudici, lo dico con profonda autocritica, siamo portati a delegare all'esperto quello che è la valutazione finale delle prove assunte, valutazione che invece deve essere autonoma e propria del giudice, deve avvenire secondo il paradigma gnoseologico del processo, sia esso civile che penale, e che non può comportare un atteggiamento di apatia da parte della magistratura. Come vedete, quindi, le questioni sullo sfondo sono molte e sono comuni ai due rami del diritto. E che siano comuni ai due rami del diritto lo testimonia, consentitemi, l'autorevole presenza del professor Tonini,
ordinario di procedura penale qui a Firenze, che è uno dei massimi studiosi della prova scientifica in campo penale. La sua presenza secondo me qui è importante non solo per la sua autorevolezza, ma perché accompagnata a quella, alla presenza di altrettanto autorevoli esponenti e professori universitari nel settore civile e processual civile, testimoniano che siamo accomunati dal tentativo razionale di mettere maggiormente a fuoco queste problematiche che influenzano profondamente l'impegno professionale di ognuno di noi e il cui approfondimento è funzionale a rendere una risposta forse più meditata ai cittadini che si attendono da noi risposte non soltanto celeri, come opportunamente sottolineava il presidente Mascherin, ma anche risposte che siano al contempo meditate e che non implichino scorciatoie, dal mio punto di vista inammissibili, per quanto riguarda la tutela e l'effettività del diritto di difesa nel processo, che è un elemento ineliminabile della civiltà di ogni ordinamento. Grazie. Ora darei la parola all'avvocato Sergio Papero, amico, presidente dell'Ordine di Firenze, che ringrazio ovviamente per la partecipazione e per il patrocinio dato a questo nostro evento. Grazie. Sì, sono io che vi ringrazio per aver consentito all'Ordine di portare, di avere la sua presenza a questa inaugurazione di questa assemblea. Mi scuso fin d'ora se alla fine del mio intervento dovrò allontanare, ho già spiegato a Carlo Poli e a Laura, devo presiedere un convegno che per noi ha su un tema importante organizzato da un'importante associazione forense fiorentina sui rapporti proprio fra mercato e professione e le nostre regole di esercizio della professione e le nostre regole deontologiche, che richiama quello che il presidente Mascherin ha già anticipato, che è un posizione storica dell'Unione delle Camere Civili, del rifiuto della concezione del processo civile come processo in cui si tutelano prevalentemente gli interessi economici a scapito dei diritti. Da questo punto di vista devo dire che è una mi fa piacere che siano presenti il Presidente della Corte e il Presidente del Tribunale, perché è un tema che è comune, è una sensibilità comune proprio con i dirigenti degli uffici giudiziari del nostro distretto. Io spero non sia un caso isolato, però è una sensibilità che ci accomuna proprio rispetto al ruolo che la giurisdizione deve avere, che l'organizzazione della giurisdizione deve avere. Non intervengo ovviamente sul tema di questi lavori, mi sarebbe piaciuto molto assistere, ma sono sicuro che, come sempre è stato nelle Camere Civili, l'esito di queste giornate saranno poi messe a disposizione dell'avvocatura, e qui io spero siano messe a disposizione su due fronti. Il metodo che voi vi siete date, che è un metodo assolutamente apprezzabile, che è quello di discutere e poi di elaborare delle proposte. Proposte che serviranno alle rappresentanze sia istituzionali che politiche. Noi abbiamo da poco concluso il congresso nazionale che ha ridefinito la sede della rappresentanza politica della categoria, perché possano continuare a svolgere con efficacia quell'interlocuzione con i nostri interlocutori politici e istituzionali. Nell'intervento, nella relazione introduttiva al congresso del presidente Mascherin, c'è un passaggio che io ritrovo nell'organizzazione del vostro lavoro, che è quello della proposta. Il presidente Mascherin ha ricordato all'avvocatura, ed è assolutamente condivisibile e so che è condiviso, che la migliore protesta che l'avvocatura oggi può fare è quella della proposta articolata, credibile e possibile, che è poi il metodo di lavoro che seguiamo sul territorio. E poi sono assolutamente certo che queste vostre elaborazioni diventeranno poi un contributo alla formazione dei colleghi a livello nazionale e a livello locale. So per certo e confido che poi la Camera Civile di Firenze, come spesso ha fatto, vorrà condividere con le strutture di formazione dell'Ordine
le conclusioni di questi lavori e lo sviluppo poi con iniziative formative adeguate di questi temi. Ultima considerazione da istituzione. Il Presidente Mascherini ha ricordato la difficoltà, e lo ringrazio, è un penalista, ma di aver ricordato qual è la difficoltà oggi del lavoro degli avvocati civilisti. Io ho sempre detto che gli avvocati civilisti, il processo penale si occupa della patologia di un paese, nel processo civile si pratica la giustizia di tutti i giorni e le aspettative dei cittadini di tutti i giorni. È verissimo quel ruolo che oggi si è aperto grazie anche a un'interlocuzione di merito che c'è stata negli anni passati e che ha portato il ministro Orlando più volte a dire investiamo anche sul numero degli avvocati, facendolo diventare non più un problema ma una risorsa per il paese, si lega anche a quelle forme alternative di risoluzione delle controversie che vedano al centro l'avvocato. Allora io credo che un tema, lo sottopongo a Laura Iannotta, sicuro che poi lo riprenderà, un tema debba essere quello di come l'avvocatura si organizza, di come le istituzioni, quale ruolo le istituzioni territoriali, non solo il Consiglio Nazionale Forense, può svolgere. Per esempio sulla negoziazione assistita noi stiamo investendo molto come ordine, convinti che anche l'ordine possa svolgere un ruolo di promozione dell'iniziativa, se non altro per esempio mettendo a disposizione dei colleghi anche le strutture dell'ordine. C'è un problema che può apparire banale. La negoziazione assistita può avere certe volte, ha delle difficoltà a partire sulla sede. Io non vengo nel tuo studio, bene, venite all'ordine. Noi abbiamo messo a disposizione i locali dell'ordine perché per le parti, per i colleghi, per promuovere. È solo uno spunto, spero che venga ripreso. Mi scuso ancora se devo andare via. E vi porto anche i saluti di Piero Melani Graverini, che è il presidente dell'Unione Distrettuale, che avrebbe dovuto intervenire, ma che da penalista è bloccato in un processo, perché si sa quando si inizia e non si sa quando si finisce. Grazie ancora. Grazie. Adesso do la parola alla dottoressa Marilena Rizzo, che è, ringrazio ovviamente, presidente del Tribunale di Firenze. Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito e grazie dell'opportunità di riflessione su questo tema, che spesso nei convegni giuridici non è affrontato così a tutto tondo come vedo affrontato in questo programma. Per quello che mi concerne, ritengo che uno degli aspetti che dovrebbe essere affrontato in seno a questo convegno, per poi eventualmente sortire delle proposte, è quello relativo all'equilibrio fra due principi fondamentali. Il principio in base al quale il giudice, nel momento in cui sceglie il proprio ausiliario in materie e in competenze che non ha, deve poter affidarsi a un criterio fiduciario, scegliere la persona migliore per dare una risposta di giustizia la migliore possibile, la più giusta possibile. Questo principio, che è sacrosanto, deve necessariamente equilibrarsi a un altro principio che è presente nell'ordinamento e di cui anche il Consiglio Superiore negli ultimi tempi ha sottolineato l'importanza, che è il principio della rotazione degli incarichi. Voi sapete che ci sono gli albi dei consulenti tecnici e che il giudice ha l'obbligo di in via principale di scegliere il consulente nell'ambito di questi albi, tranne sussistano motivi particolari per uscire da questa elencazione, e nello scegliere il proprio ausiliario deve attenersi a criteri di rotazione che il presidente del tribunale deve vigilare e deve assicurare. Bene, questi due principi non sempre vanno d'accordo e non sempre vanno d'accordo perché nell'ambito della rotazione non è detto che ci siano professionisti che riscuotano la fiducia dei magistrati che poi li devono nominare. Ecco, questo credo che sia un aspetto molto delicato
su cui è opportuno riflettere, ed è opportuno riflettere su quelle che possono essere le risoluzioni per ovviare a queste impasse. Ma poiché coordinerò la seconda sessione di questo convegno, risolverò le considerazioni, anche le eventuali proposte che ritengo di fare e di offrire alla vostra considerazione in quel momento. In questa fase semplicemente tendo a sottolineare come questo aspetto sia fondamentale, anche perché in certe tipologie di cause, noi lo sappiamo, sì, il giudice decide, ma chi decide veramente alla fine è il consulente tecnico. Pensate a casi di cronaca eclatante, al caso Stamina, al caso Di Bella, ai casi della correlazione dei vaccini con l'assunzione di malattie gravissime. Insomma, qui il giudice, quando decide veramente, è in mano ai consulenti. È fondamentale che i consulenti abbiano veramente una preparazione, una capacità adeguata per arrivare alla decisione più giusta possibile. Vi ringrazio e riserveremo al dopo l'approfondimento di questo aspetto. Grazie. Io farò un'introduzione ai lavori veramente sinteticissima per dare poi la parola al dottor Antonio Leone del CSM, che ci illustrerà, immagino, l'ultima direttiva data in tema di distribuzione proprio degli incarichi e rotazione a tutti i capi degli uffici giudiziari da parte del CSM. Il tema scelto dalla nostra assemblea credo sia veramente attuale, rientri nello svolgimento della nostra professione. La scelta degli ausiliari del giudice deve essere, a nostro parere, basata su dei principi imprescindibili che vanno dalla qualità, dalla preparazione professionale, dalle norme etiche e deontologiche da rispettare, dall'osservanza del principio della rotazione degli incarichi, previsto oltretutto dalla normativa in essere, e che deve essere garanzia di terzietà e imparzialità. La selezione dei professionisti migliori, affinché collaborino con l'amministrazione della giustizia, oggi quantomeno possiamo dire che non è del tutto soddisfacente, sebbene la legge richieda sicuramente il possesso di una speciale competenza, ad esempio per l'iscrizione all'albo dei consulenti, dei CTU d'ufficio, ma non solo di questi. La verifica è affidata a un comitato composto da un giudice, un PM, un professionista appartenente al medesimo ordine del candidato. Come funzionano questi comitati lo vedremo nel corso di questi tre giorni, dove funzionano, dove ci sono e come funzionano nei vari fori. Le norme che disciplinano la formazione e la tenuta degli albi e degli ausiliari sicuramente sono divenute forse inadeguate. Tra i punti critici del sistema si può evidenziare l'arruotamento, la rotazione nell'affidamento degli incarichi, i compensi. Per questo abbiamo voluto, come Unione Nazionale, scegliere, approfondire e toccare questo tema, perché a nostro parere coinvolge tutta l'avvocatura, cercando attraverso l'approfondimento e l'esame delle varie tematiche di portare un contributo per quanto possibile al miglioramento e all'efficienza della giustizia civile, in collaborazione che deve esserci e che sempre noi auspichiamo tra avvocatura e magistratura. Ma già questo dai lavori del programma nostro appare già dalle sessioni e tavole rotonde in cui ci si alterna con relatori magistrati e avvocati di altro profilo, e che ringrazio vivamente per la loro disponibilità data. Con piacere quindi invito il dottor Leone in rappresentanza del CSM, che ci aggiornerà appunto sulla situazione relativa alla rotazione, ma non solo, e distribuzione in cariche di quello che vuole. No, vuoi venire qua? Grazie. Grazie, grazie a voi, funziona, sì. Perché, no, dicevo al collega, preferisco stare in piedi, ho fatto per tanti anni l'avvocato, per cui è una sorta quasi di abitudine oramai.
voglio ringraziare innanzitutto gli organizzatori per l'invito che è stato rivolto al CSM su questo tema, perché molti si chiederanno, non è che c'entri molto il CSM su questo, se non nel momento in cui ci saranno proposte di riforma o di approfondimenti particolari per il comparto per cui oggi voi siete riuniti, così come domani e dopodomani. Ringrazio da penalista l'Unione delle Camere Civili. Lo ringrazio perché io vengo da una esperienza un po' particolare, tra l'altro, perché ho sempre avuto in mente, sin da piccolo, di fare l'avvocato, ma di fare l'avvocato penalista, perché nella accezione comune il penalista è l'avvocato. Mi sono reso conto che non è proprio così, devo dire, non me ne verranno a male i miei colleghi penalisti, anche perché quando ho cominciato a fare la professione il mio dominus, sia quando ho fatto il praticante che dopo, ha detto: vuoi fare il penalista? E devi fare per un bel numero di anni il civilista. Devo ringraziarlo non solo per questa imposizione, ma anche per la giustezza di quella scelta che ho fatto all'inizio per poter proseguire nella mia professione. Per cui ringrazio i civilisti presenti e ringrazio i civilisti per questo attivismo, le Camere Civili per questo attivismo, in un momento in cui la giustizia, prima commentavamo con la Presidente Cassano il fatto che il Ministro è in Vietnam, ho detto è abituato, visto che la giustizia è diventata un Vietnam anche in Italia, per cui evidentemente il vostro impegno, il vostro lavoro, ve lo dico prima, è encomiabile in un momento come questo di difficoltà per tutto il comparto. Devo dire che oggi la magistratura è chiamata a dare il proprio fattivo apporto comunque ad un miglioramento del funzionamento della giustizia civile, e proprio in questa occasione io sono delegato dal vicepresidente Legnini, di cui vi porto non solo i saluti ma anche l'augurio di un buon lavoro, sento il dovere di rappresentarvi quello che è anche lo sforzo che il CSM fa e quello che ha fatto, quello che sta facendo per contribuire al miglioramento del sistema giustizia in particolare, ma devo dire veramente con un'attenzione maggiore anche principalmente al comparto civile. Va subito detto che i processi civili, vi ho fatto quella premessa proprio per questo motivo, tecnicamente assai complessi, richiedono una non comune attenzione e capacità di studio non disgiunte da una assoluta rettitudine morale che deve ispirare chiunque eserciti la giurisdizione. Per il solo fatto, ed è stato già accennato dal Presidente Mascherin, che il comparto ha in sé una caratteristica, che è quella della regolazione dei rapporti fra i cittadini, ed è praticamente lo scopo più alto che può avere la giustizia in un paese democratico quale è il nostro. Nel corso della mia non breve, purtroppo, da quanto variegata esperienza, sia prima come avvocato, poi come legislatore, ho avuto occasione di confrontarmi con varie riforme che hanno riguardato il processo civile in generale. Oggi, da componente del CSM, posso affermare che rientra anche nei compiti, non può sembrare, può sembrare contraddittorio con quello che vi ho detto prima, ma l'organo preposto al governo autonomo della magistratura deve promuovere, non fare leggi, dare il parere su quelle che sono le proposte del legislatore, ma può e deve promuovere buone prassi e modifiche dell'ordito normativo, anche secondario, devo dire, proprio sul tema dell'affidamento degli incarichi da parte del giudice ai propri ausiliari.
Tra le varie attività che quotidianamente vedono impegnato il CSM, ultimamente è stata rivolta particolare attenzione alle dinamiche del conferimento e gestione degli incarichi da parte dei magistrati, nella prospettiva di promuovere e garantire la corretta utilizzazione dello strumento consulenziale e di assicurare reale effettività ai poteri di vigilanza, per legge spettanti, ai capi degli uffici sui criteri e sulle modalità di conferimento dei predetti incarichi. Ed è in tale prospettiva che assume importanza sia il tema della equa distribuzione degli incarichi, sia quello della trasparenza nell'assegnazione degli stessi, nella cornice più generale della efficienza del sistema giudiziario e del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione. Per questo il Consiglio ha avviato anche un utile monitoraggio della situazione degli incarichi di consulenza conferiti anche ai giudici di pace, con particolare rilievo ai problemi inerenti alla eventuale concentrazione degli stessi ed il rispetto delle regole di liquidazione dei compensi, con una delibera paralità del 19 marzo del 2014. Era necessario un intervento sui conferimenti di incarichi da parte dei giudici, sia nel settore penale che principalmente in quello civile, che consentisse un più pregnante esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti proprio al Presidente del Tribunale ed estesi anche ai Presidenti delle Corti di Appello, per la realizzazione di un controllo, un effettivo controllo, sugli incarichi conferiti a tutti gli ausiliari, curatori fallimentari, periti, consulenti, custodi, amministratori giudiziari, professionisti delegati in sede di procedimento di espropriazione immobiliare. Al fine di un efficace esercizio di questo potere di vigilanza, si è condivisa la possibilità di fornire ai presidenti di tribunali, ai presidenti di sezioni e anche ai coordinatori delle varie unità organizzative, o i cosiddetti gruppi di lavoro, un periodico elenco, non solo quindi a livello centrale, come in vero già parzialmente è previsto l'articolo 13 del decreto ministeriale del 2000 del marzo del 2000, ma anche in sede sezionale o per gruppi di lavoro, elenchi contenenti annotazione di ogni forma di incarico assegnato da singoli magistrati ad ogni tipo di ausiliario e con ogni ulteriore specificazione dei compensi liquidati. In alcuni uffici giudiziari vi è già la disponibilità di elenchi aggiornati per singoli settori, e questo è un primo strumento per consentire l'esercizio di vigilanza da parte dei capi degli uffici giudiziari e dei presidenti di sezione, così che possa essere assicurato loro la conoscenza sull'attualità degli incarichi affidati e dei compensi assegnati. Ad oggi l'istituzione, le modalità di tenuta dei registri sono già previsti, per la verità. Poi mi accennerò proprio a una sorta di paradosso che purtroppo avviene anche nell'azione del CSM. Dicevo, è già previsto anche dagli articoli 23 e 179 quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rispettivamente per i consulenti tecnici del giudice e per i professionisti delegati dal giudice per l'esecuzione immobiliare. Però eravamo convinti e siamo convinti che sia opportuno elaborare elenchi relativi a tutte le figure di consulenti ed ausiliari del giudice in qualsiasi settore, sfruttando quelle potenzialità offerte dai sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari, così da effettuare una serie di monitoraggi periodici riguardante i vari incarichi, quelli di CTU disposti nell'ambito di procedimenti civili, incarichi di consulente tecnico del PM di perito, incarichi disposti nell'ambito di procedimenti fallimentari, dei procedimenti di espropriazione immobiliare a favore di ausiliari del giudice, gli incarichi disposti nell'ambito delle misure di prevenzione con la nomina degli amministratori giudiziari, e me la madre di tutte le questioni, gli incarichi disposti nell'ambito delle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno con la nomina di tutori, curatori, amministratori di sostegno, gli incarichi disposti nell'ambito dei procedimenti di espropriazione o sequestro in sede civile, nonché, ove sia possibile, anche quelli in sede penale, ove sia possibile naturalmente l'acquisizione dei relativi dati. Il CSM, in sede di tavolo paritetico con il Ministro della Giustizia, ha infatti acquisito la pronta disponibilità della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati a fornire ai dirigenti degli uffici giudiziari il rilascio delle informazioni tratte dai registri informatici. Saranno assicurate dalla stessa Direzione Generale
due estrazioni periodiche l'anno, in data 30 giugno e 31 dicembre, tratte dai registri civili e penali che forniranno una serie di dati: il giudice che assegna l'incarico, la sezione di appartenenza, il nome dell'ausiliario, la tipologia dell'incarico, la data dell'affidamento dell'incarico, l'importo degli acconti liquidati e dei compensi finali, l'oggetto del procedimento e il numero del procedimento. In merito alla pubblicità dei dati, l'auspicio del Consiglio è che il legislatore provveda, questo è un suggerimento pressante che abbiamo già espresso al Ministro, provveda ad assicurare una omogenea pubblicità per ogni forma di incarico affidato da ciascun magistrato dell'ufficio e dei conseguenti provvedimenti adottati. La pubblicità, seppur nei limiti del diritto alla riservatezza, consentirebbe di rendere gli elementi informativi verificabili da parte di qualsiasi interessato. È apparso dunque opportuno invitare il Ministro della Giustizia a valutare se disporre in via obbligatoria un'adeguata pubblicità degli incarichi affidati sul sito istituzionale dell'ufficio giudiziario con cadenza annuale, esclusi ovviamente tutti i dati sensibili. Dicevo i limiti del CSM, può invitare, ma ci sono particolari esigenze che vanno risolte solo attraverso la norma. Insomma, le peculiari e complesse funzioni che la Costituzione affida al Consiglio Superiore della Magistratura non possono essere efficacemente svolte senza una consapevolezza, la consapevolezza delle problematiche contingenti sulle quali i giudici sono chiamati a misurarsi nello svolgimento della loro attività istituzionale attraverso il diritto a costoro affidato dal legislatore, il quale negli ultimi anni sembra finalmente, parlo da ex legislatore, aver compreso che il sistema giudiziario non può essere efficiente e competitivo se non è efficiente e competitivo il sistema chiamato a regolarlo. Di qui l'importanza del ruolo della magistratura, chiamata ad una difficile opera di sistemazione di riferimenti normativi a volte non chiari o incompleti rispetto alle concrete tendenze evolutive del sistema giuridico. Insomma, e mi avvio verso la conclusione, il CSM ha intrapreso un'azione complessiva e anche per questo comparto l'ho fatto con questa delibera praticamente che sostanzialmente brevemente vi ho oggi esposto su quelle che debbono essere, che sono le indicazioni da dare agli uffici giudiziari per seguire le cosiddette buone prassi. Oltre il CSM non può andare, pur capendo, e voi che siete addetti ai lavori, ma penso che anche un normale cittadino non può mancare di chiedersi, di farsi una domanda: che bisogno c'è di mettere in atto una deliberazione per indicare le buone prassi di gestione, se ci sono già le leggi o comunque se sono le leggi che regolano quelle? È chiaro che il vezzo che il CSM ha intrapreso da un po' di tempo a questa parte è legato anche a quelli che sono gli avvenimenti che purtroppo poi balzano agli onori della cronaca quando ci sono delle disfunzioni che approdano poi sia in sede penale che in sede disciplinare da parte di magistrati. L'unica cosa che io mi auspico: ben vengano le deliberazioni, ben vengano la capacità di comprendere che ci sono momenti in cui si è costretti ad assumere determinati atteggiamenti, ma alla fine io posso dire per esperienza, io ho fatto un po' un percorso un po' strano ma completo per quanto riguarda la mia soddisfazione professionale da avvocato, componente del Parlamento italiano, poi CSM, praticamente ho chiuso un po' il cerchio, devo dire. E non vorrei che anche quello che è l'organo che è posto a tutela della indipendenza della magistratura adottasse lo stesso vezzo che molte volte il legislatore ha adottato, di arrivare a fare provvedimenti dopo, quando la casa sta andando a fuoco. Bisogna, proprio per il processo civile che è quello che più è alle porte, più pressante per quanto riguarda una ricognizione più generale, totale, globale, oramai non più rimandabile, assuma
prenda delle posizioni che siano nell'interesse della serenità dell'amministrazione della giustizia, nella serenità da parte dei magistrati che sono demandati a fare giurisdizione, ma non farla dopo. Cominciare ad avere un metodo, un po' l'abbiamo anche intrapreso proprio con il Consiglio Nazionale Forense, qui il Presidente Mascherini ce ne può dare atto, di quel tavolo che la Sesta Commissione, naturalmente con il consenso del Plenum, ha instaurato con il Consiglio Nazionale Forense proprio per queste ragioni, per le ragioni che vi ho detto. È un metodo che può servire, è un metodo che mai, come in questa consiliatura, vi parlo del CSM, ma penso come mai in questo momento storico, anche politico, può essere adottato. Ed è questo il plauso che faccio a voi che vi addentrate spesso, come oggi farete, su quelli che sono i problemi veri dell'amministrazione della giustizia. Chi si pone alcune domande, come quella che vi ho detto prima, dimentica forse molte volte che quando si parla di problemi morali della magistratura non scopre nulla. La magistratura è il comparto con minor problemi di natura morale rispetto ad altri comparti, rispetto ad altre perché no, anche ad altre professioni, va detto, ma proprio è statisticamente dimostrato. Questo non vuol dire che non ci si debba porre però il problema, perché come gli avvocati, come i professionisti, come i politici, come tutti i cittadini, i magistrati sono anche uomini, ed è a questo che bisogna puntare, non alla generalizzazione, a una generalizzazione che non ci deve essere nel puntare il dito su certe su certi episodi che accadono, su quello che può accadere, su quello che può accadere, e l'avvocatura può essere uno stimolo nei confronti di un riequilibrio di quelli che sono i poteri, di quelli che sono i poteri, e sicuramente un riequilibrio. Ho visto il nutrito parterre, la partecipazione a questi due giorni, che vi invito anche a trasmettere i risultati delle vostre riflessioni e dei vostri interventi, di trasmetterli anche al CSM, perché come dicevo prima, mai come in questo momento il CSM è attento a queste cose, e io vi auguro buon lavoro e vi ringrazio di aver prodotto questo evento a quale sono stato felice di partecipare. Grazie. Grazie a lei, dottor Leone, sarà nostra cura e attenzione ovviamente sottoporre al CSM quello che verrà deliberato, le proposte e le indicazioni date dall'Unione Nazionale Camere Civili. Io direi di iniziare con le tavole rotonde, perché siamo così con la prima sessione, anzi, dell'ingresso della conoscenza. Se devi andare, Andrea? Perché non ci stiamo tutti, ma sto scendo anch'io. L'ingresso delle conoscenze esperte nel processo civile e il consulente tecnico. Questa sessione viene coordinata dalla dottoressa Margherita Cassano, presidente della Corte d'Appello di Firenze, ed avremo le relazioni introduttive del professor avvocato Angelo Dondi, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Genova, del professore, avvocato e amico Giuliano Scarselli, dico amico perché fa parte del nostro comitato scientifico del Centro Studi, professor Vincenzo Ansanelli, ricercatore di diritto processuale civile presso l'Università di Genova, e io ho segnato qui, ma non mi aiuta l'amico Carlo Poli, il professor Taruffo, che invece non è presente. Ok. Mentre i relatori in sostituzione c'è la professoressa Beatrice Ficcarelli. Mentre i relatori si preparano alla prima parte della tavola rotonda, noi andiamo un brevissimo jingle e ritorniamo immediatamente in diretta.
YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Ritorniamo ancora in diretta, abbiamo ecco i relatori che si sono preparati, modera la dottoressa Margherita Cassano, presidente della Corte di Appello di Firenze. No, direi che introduce lei e coordina, così cerchiamo di... Allora, proporrei, se siamo tutti d'accordo, di contenere gli interventi e i contributi di questa prima sessione sui 20 minuti, perché calcolando i tempi, ho visto che siamo già in ritardo di un'ora, se no rischiamo di comprimere la sessione successiva. Quindi ringrazio tutti i partecipanti a questa sessione e darei subito la parola al professore avvocato Angelo Dondi, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Genova, che affronterà un tema molto interessante che ci proietta in dimensioni più vaste, cioè le conoscenze esperte del processo civile e anche in un raffronto con l'ordinamento statunitense che talvolta citiamo a sproposito, quindi la sua relazione ci servirà per dare maggiore rigore alle nostre conoscenze. Grazie professore. Grazie a lei dottoressa. In genere in Italia si ringrazia molto, vorrei fare due ringraziamenti. Un ringraziamento all'avvocato Poli, che mi ha coinvolto in questo convegno in un momento un po' scombinato del mio impegno professionale, e loro apprezzeranno la situazione precaria in cui praticamente mi trovo nelle poche parole che dirò. Un grazie anche alla dottoressa Cassano per quello che ha detto, direi, nella presentazione, ringraziamenti ancora una volta, del convegno. La dottoressa Cassano da giudice ha posto un problema che è alla base del problema, come viene visto, nell'ordinamento statunitense, ossia il problema della qualità della scienza nel processo e di come il giudice non possa fare a meno di occuparsi di ciò e come questa delega del giudice nei confronti dell'esperto, e anche sulle terminologie ritorneremo fra poco, costituisca un problema serio, ove ritenuto neutro, e non ritenuto un problema rispetto al quale il giudice debba porsi dei problemi. Capita a un certo punto della vita, con l'avanzare dell'età, di essere invitati a dei convegni, come credo in questo caso per me, perché ci si è occupati molto tempo fa, molto, o scrivendo qualche cosa su un tema, molto tempo fa, e anche, scusate l'autobiografismo, in ragione dell'essere per caso negli Stati Uniti, per la verità in due luoghi diversi ma insieme al mio maestro Michele Taruffo, nel momento nel quale succede qualche cosa, ossia il caso Daubert viene deciso, il dictum del caso Daubert cambia, la visione del mondo statunitense o del mondo della cultura giuridica statunitense per quanto concerne le conoscenze esperte, expert witness testimony, che significa già qualche cosa di molto chiaro. So di essere quasi didascalico, mi hanno detto che posso esserlo, io credo che non posso essere più che didascalico, ma comunque. Significa già un'impostazione tecnica molto precisa, ossia la configurazione della conoscenza scientifica come necessariamente tramitata, credo che si possa dire, attraverso le attività di difesa degli avvocati. Ciascuna parte si fornisce del proprio consulente tecnico, d'ufficio diremmo noi, ma in realtà si fornisce del proprio testimone esperto, e
in tal modo, tendenzialmente almeno due sono le modalità di descrizione della scienza sul punto oggetto della controversia. Expert witness testimoni, che quindi è il modo tradizionale di coniugare senza sostanziale differenziazione rispetto alle altre prove, quantomeno sul piano della configurazione tecnica iniziale, della conoscenza scientifica. Il modo tradizionale è tale anche perché così tradizionalmente si è sempre fatto, e anche prima di una normativizzazione delle prove a livello federale, cosa che avviene piuttosto tardi nella cultura statunitense attraverso le Federal Rules of Evidence del 75, ma questo è un altro discorso al quale forse non arriveremo. Il problema della scienza nel processo è uno dei più tipici problemi nei quali la cultura del momento, l'immanenza storica del livello di elaborazione culturale generale, incide sul processo. E non solo sul piano della conoscenza scientifica, delle conoscenze scientifiche, ma sul piano più generale di come si pensa alle conoscenze scientifiche. In tal modo possiamo dire che la cultura generale di un momento configura anche il modo di introdurre nel processo la conoscenza scientifica, e questo è molto vero per la cultura statunitense, perché il caso che tutti loro credo conoscano e al quale arriveremo, e che poi non è così soddisfacente in termini di soluzione, e che in ogni caso rappresenta il leading case insieme ad altri due sostanzialmente omologhi con piccole differenze all'interno della cultura statunitense per quanto riguarda il problema che stiamo considerando, viene molto dopo. È un caso, lo si diceva un istante fa con Claudio Consolo, che io ritengo vecchio e che Claudio ritiene in fondo non così vecchio, e che risale al 1993. Lo ritengo vecchio, ma in realtà la cultura statunitense fino al 1993, per così dire, fruisce di una cultura moderna, moderna in senso storico, novecentesca, molto simile per certi versi a quella che sta dietro al nostro codice di procedura civile. E questa cultura moderna, in senso storico, è espressa da una decisione che per tutta la modernità del secolo XX, quasi, salvo l'ultimo decennio, per così dire, informa la cultura della scienza del processo statunitense, il caso Fry. Il caso Fry è del 1923. E il parametro di ingresso delle prove scientifiche che il caso Fry configura è molto semplice. Sono ammissibili nel processo le prove scientifiche, o meglio le opinioni degli esperti, che si fondano su rinvenimenti, elaborazioni, prove scientifiche, conoscenze scientifiche che diventano prove, intorno alle quali esiste una general acceptance, intorno alle quali la cultura conviene, per così dire. Il caso Fry crede in fondo in una sorta di consulente tecnico all'italiana, non d'ufficio, ossia in colui che è corretto portatore della scienza in quanto riproduce l'interpretazione più generale della scienza e assestata riguardo all'evento oggetto del processo. Il caso Fry descrive un'accettabilità
non molto dubbiosa, dentro alla quale sta evidentemente uno stretto privilegio per quella che non è novel science, per la scienza ormai pacificamente assestata. Questo fino alla fine, in pratica, del secolo passato, appena passato. Che cosa accade che cambia l'approccio del giurista americano e che si riversa nella decisione Daubert? Tutta la critica alla conoscenza scientifica che in America si situa nello stesso luogo nel quale tendenzialmente si crede si situi la indiscutibile scienza intorno alla quale c'è general acceptance, le grandi università americane. All'interno di queste grandi università, filosofi, epistemologi, pur provenendo per lo più dall'Europa continentale, operano, vengono ascoltati e diffondono una buona dose di incertezza. Daubert fotografa, scusatemi le parole, manifesta questa incertezza e si pone un problema. Che ruolo diamo al giudice a questo riguardo e quale dose di apertura alle conoscenze che sono generally accepted, che costituiscono nuovi indirizzi scientifici. Ora, questi sono problemi probabilmente seri. La risposta che Daubert dà, io l'ho detto molte volte e mi scuso di ribadirlo, ma mi hanno detto che dovevo ripetere le cose che so, sono poche, le ripeto. È una risposta un po' schematica, quasi tassonomica, funzionante per paradigmi, sostanzialmente ingenua. E in effetti, più che la soddisfattività dell'operazione compiuta dalla Corte Suprema in quella sede, credo sia interessante notare che, per così dire, per tramite del caso Daubert, la cultura giuridica americana ci provi cioè ad affrontare il problema delle incertezze, dei dubbi e della selezione. Come fa? Non soddisfattivamente. Daubert a fare ciò individua dei parametri 4 o 5 a seconda che li si combatti o no, e li individua, li elenco, perché in sé non dicono molto. Sono il parametro della testability, della peer review, del rate of error e della, ancora ritorna, si mantiene, general acceptance. Questi sono i parametri attraverso i quali il giudice deve passare o attraverso i quali deve sottoporre le conoscenze scientifiche proposte dai testimoni esperti di parte per consentirne l'ingresso nel processo. Il problema, per come viene posto da quella decisione, è che non necessariamente tutti i giudici debbano esattamente passare attraverso questo percorso, ma che comunque questo percorso lo tengano presente al fine di configurare una selezione fitting the case, il più possibile adeguata al tipo di controversia che si trovano a decidere. E questa questione del fitting the case pone un ulteriore problema, o apre
altre praterie di problemi. Quale? Soprattutto che il problema della conoscenza scientifica nel processo e della selezione delle conoscenze scientifiche si deve fondare su una discussione, trattino elaborazione, dubbio, circa il fatto che, un po' carnelutianamente, noi, i giuristi del Novecento e del Terzo Millennio, continuino a pensare alle controversie come a un unicum e non come invece a categorie al loro interno fortemente differenziate. In verità, Daubert dice: quando la controversia è un certo tipo di controversia, complessa, in ragione del tipo di prova scientifica utilizzabile, necessariamente anzi da utilizzare, allora passiamo attraverso questo setaccio. Questo elemento della distinzione all'interno delle controversie, di categorie di controversie particolarmente complesse, caratterizza la cultura giuridica statunitense in questo periodo. Direi nell'ultimo decennio del XX secolo e nel primo decennio di questo secolo. In fondo le due decisioni che segnano il tempo che viviamo, non casualmente, sono, oltre a Daubert versus Merrill, anche il caso, ma anche una famosa sentenza in tema di atti introduttivi, cioè di pleading, quindi il caso Twombly del 2007. In questo torno di tempo, la cultura giuridica statunitense si pone il problema di differenziare a seconda del tipo di controversia. Introduzione della controversia più specifica, ove più complessa la controversia, e per tal modo accodandosi a una cultura elaborata in ambito europeo da un'altra cultura giuridica che continuiamo, se vogliamo, a chiamare di common law, come quella inglese. Questo quadro di relativizzazione è il vero senso della trasformazione statunitense, che pone un problema di ingerenza del giudice all'interno della qualità della scienza proposta, che è qualità della scienza anche quando non proposta dalle parti, è qualità della scienza che il giudice deve valutare anche quando il testimone esperto non è un testimone, oppure è un testimone dallo stesso giudice nominato, come può accadere anche nel mondo statunitense. Per quanto poco utilizzata, questa ipotesi è presente nella Federal Rule of Evidence 706. Esperti appointed dai giudici. Ho numerosissime slides e vari documenti da fare passare in sala. No, è una minaccia alla quale non terrò fede e tenderei non fare. E mi fermo qui. Sono disponibile ad essere maltrattato in seguito. Grazie professor Dondi, perché non è assolutamente semplice dare conto con una sintesi così lucida delle tappe più significative dell'evoluzione della giurisprudenza statunitense, che tanto ha contribuito ad un metodo lavorativo diverso da parte della magistratura e che quindi ha cominciato quindi ad essere sotteso al nostro ragionamento probatorio, ai criteri da parte nostra della valutazione della prova e anche
ai criteri attraverso i quali noi argomentiamo le ragioni per cui riteniamo prevalente una determinata prova scientifica rispetto ad altre prove di segno contrario acquisite nel processo. Darei ora la parola al professor Giuliano Scarselli, ordinario di procedura civile presso l'Università degli Studi di Siena, a cui ha affidato il compito di sviscerare le problematiche sulla competenza e il rigore morale e la specchiatezza del consulente tecnico d'ufficio. Grazie. Allora, grazie Presidente, e anch'io preliminarmente ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, gli amici Laura Iannotta e Carlo Poli, e premetto anche che sarò brevissimo perché ho un argomento anche molto circoscritto. Quindi da una parte si tratta di valutare il problema della competenza del consulente tecnico d'ufficio, dall'altra quello della specchiatezza, del suo rigore morale, e io aggiungerei, avrei aggiunto nella mia relazione, anche perché non vedo altri momenti per parlare di questa cosa e mi sembra anche in connessione con la specchiatezza, la terzietà del, vista anche come fenomeno di terzietà, la terzietà che deve avere il consulente tecnico d'ufficio. Ed anzi, tornando a quella, noi tutti sappiamo, è stato già posto questo problema dal nostro presidente del tribunale prima, cioè che in gran parte o molto spesso gli esiti di una consulenza tecnica poi finiscono per essere gli esiti della sentenza, della causa, perché non difficilmente il giudice disattende i risultati del CTU, e anzi normalmente in linea generale non lo deve neanche fare, se lo fa deve motivare in modo specifico. La stessa Cassazione con pronunce recenti ha detto che è soggetto a controllo in Cassazione anche questo momento in cui il giudice disattende il CTU. Quindi noi siamo in una situazione dove il CTU, anzi vanno, gli va fatto capire ai CTU che hanno un ruolo delicatissimo, hanno un ruolo quasi giurisdizionale, per quanto formalmente non lo sia, lo diventa un po' nella sostanza, perché molto spesso, molto probabilmente, gli esiti della CTU sono poi gli esiti del giudizio. E allora se il giudice deve essere competente, deve essere terzo, una pari competenza e una pari terzietà sarebbe auspicabile sempre e comunque anche nella figura del consulente tecnico d'ufficio. Detto questo, poi che cosa aggiungerei? Poi questo incontro parla anche di proposte di riforma, alcuni suggerimenti che mi permetto di dare su questi argomenti. Sulla competenza, non so se tutti sanno, noi abbiamo ancora, volendo avere un riferimento di diritto positivo, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dagli articoli 13 e seguenti. Se noi dobbiamo appunto trovare dei riferimenti positivi normativi, li troviamo lì, e sono disposizioni un po' curiose se ci pensate. Vi sottolineo due aspetti. Io in molte occasioni sottolineo che questo codice è un codice del 1940 che fu firmato da certe persone nel 1940, e forse la lettura di queste disposizioni, che sono invariate dal 1940, ce ne danno una conferma, perché quando si va a stabilire come un professionista può iscriversi all'albo del tribunale per essere nominato consulente tecnico, in realtà non ci sono condizioni particolari di professionalità, non è previsto niente, non c'è una disciplina su questo. Si prevede soltanto un comitato che è presieduto dal Presidente del Tribunale insieme al Procuratore della Repubblica e a un rappresentante dell'ordine al quale deve partecipa il soggetto che vuole essere iscritto all'albo del Tribunale. Si fa riferimento a delle speciali competenze, ma poi la formula resta lì, e viceversa si fa tutta una serie di riferimenti anche appunto alla specchiatezza, che negli anni 40 forse aveva un valore diverso, e ancora oggi non sono abrogate queste disposizioni. Ad esempio, leggo l'articolo 17, si prevede si debbano prendere delle informazioni addirittura attraverso la polizia giudiziaria, oggi credo si faccia col prefetto, ma insomma sempre con un'autorità pubblica, sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante. Addirittura si dovrebbe andare a valutare la condotta privata dell'aspirante. Ora, io credo appunto che queste disposizioni siano un po' da rimeditare, e forse questa è l'occasione anche per leggersele, per consultarle, perché non credo che tutti
le conoscano queste disposizioni di attuazione, di chiedere magari anche al Presidente del Tribunale come funzioni questo comitato, perché in realtà la sensazione che noi abbiamo è che non ci sia un controllo sulla competenza. È sufficiente essere iscritto all'albo professionale, il professionista fa domanda, sotto il profilo della specchiatezza credo che oggi basti non avere precedenti penali, non essere condannato in sede penale, probabilmente non avere neanche pendenze con la giustizia penale, e se questo è, automaticamente direi il comitato inserisce questo professionista nell'albo del tribunale e conseguentemente questo professionista può essere nominato come consulente tecnico d'ufficio nelle controversie. Che cosa sottolineerei, appunto? Credo che anche qui, se dobbiamo immaginare a delle proposte di riforma, probabilmente queste sono riforme legislative, ma forse lo possiamo fare anche a legislazione invariata, sono da svalutare tutti quegli elementi di controlli che sono personali o addirittura politici, ora politico è tra parentesi nel codice, ma insomma nel 40 anche questo vi era, con la polizia giudiziaria, perché mi sembrano fuori luogo, e viceversa vi sono da immaginare dei criteri da dare per questo termine speciale competenza, che comunque resta il requisito con il quale un professionista può iscriversi in questo albo. E credo che sotto questo profilo, anche se sia mossa correttamente la stessa Camera Civile di Firenze, che da un paio d'anni direi organizza dei corsi di formazione per i consulenti tecnici d'ufficio, e noi potremmo immaginare anche dei corsi di formazione, ora non so fino a che punto noi li possiamo considerare propedeutici alle iscrizioni agli albi, ma questi corsi di formazione sono fondamentali, perché altrimenti noi non abbiamo dei parametri di speciali competenze, non sappiamo come dare contenuto a questa frase. E poi soprattutto sottolineerei anche perché queste le varie professionalità che servono per decidere una controversia, si va appunto dal medico allo psichiatra, al contabile, all'ingegnere, all'architetto e così via, sono tutte professionalità che devono fare conti comunque col diritto e con il processo, devono interagire con il processo, e non è sbagliato che questi consulenti, per compiere correttamente il loro lavoro, abbiano un minimo di nozione di base anche di tipo giuridiche e processuali. Quindi questa formazione ha questo doppio scopo anche di preparare una professionalità che è diversa, ad esempio il medico, ma di saperla gestire anche all'interno del processo, quindi con queste nozioni che gli vengano date. Poi gli stessi ordini potrebbero organizzare dei corsi o comunque chiedere qualcosa di più, ora io questo non saprei in concreto, va valutato, va visto insieme, chiedere qualcosa di più che non la mera iscrizione all'albo, quindi gli stessi ordini professionali potrebbero creare delle specializzazioni, dei corsi di formazione per chi va a svolgere questo tipo di lavoro, perché ripeto, una cosa è fare il medico, una cosa è fare il consulente tecnico d'ufficio in una questione medica, e lo stesso vale per le altre professionalità. Si potrebbero muovere sotto questo profilo, se non addirittura poi potremmo creare dei protocolli d'intesa, ora vanno di moda gli osservatori, protocolli, cose di questo genere, di concerto tra l'ufficio giudiziario o chi si occupa di questioni giuridiche, quindi potrebbe essere l'ordine anche degli avvocati, con gli altri ordini, per avere effettivamente una maggiore controllo sulla competenza dei consulenti tecnici d'ufficio, che non può essere quella, a mio parere, di queste disposizioni di attuazione che ormai sono un po' datate, sono vecchie e niente prevedono sotto questo profilo. Mentre per quanto riguarda la specchiatezza, ripeto, oggi io credo che il concetto di specchiatezza sia un po' obsoleto, se posso usare questa espressione, non credo che si possa andare a controllare il comportamento privato addirittura dell'aspirante CTU, mi sembrerebbe fuori luogo oggi. Certamente noi possiamo controllare però che abbia il casellario giudiziario in ordine, non abbia precedenti penali, questo credo si faccia e questo credo esaurisca l'argomento. L'argomento però, come stavo dicendo, a mio parere è anche legato al concetto di terzietà, perché non a caso spesso, e lo sappiamo come avvocati, siamo preoccupati del ruolo
a non perfetta terzietà che può avere un consulente tecnico nel decidere una controversia, va bene? E siccome, come ho detto prima, il ruolo del consulente tecnico è fondamentale, è importante anche avere sensibilità a questo aspetto ed è importante che la terzietà che noi vogliamo dal giudice l'abbia anche il consulente tecnico d'ufficio. Perché faccio queste disquisizioni? Intanto voi mi potreste dire, vabbè, ma questo è già garantito dall'articolo 63 che rimanda all'articolo 51. L'articolo 63 che regola la disciplina del consulente tecnico d'ufficio dice in tutti i casi in cui è ricusabile o deve astenersi il giudice, lo deve fare il consulente tecnico. Io credo però che questa cosa non sia sufficiente, perché il ruolo del giudice è diverso da quello del consulente tecnico e il ruolo di compromettere la propria terzietà per il consulente tecnico è maggiore rispetto a quella del giudice, e questa perfetta uguaglianza non vi è, a mio parere, tra giudice e consulente tecnico, e quindi anche il rimando pure semplice alla disciplina del giudice può essere imperfetto. Io peraltro ritengo, ma questa è un'interpretazione che credo anche altri studiosi hanno avvalorato, che nella misura in cui l'articolo 63 mi rimanda al 51 pure semplice, senza specificare se fa riferimento al primo o al secondo comma, a mio parere l'interpretazione corretta da dare è che il rimando è totale, appunto, è così come lo fa l'articolo 63, è all'articolo 51, il che significa il recupero anche il secondo comma, che come voi sapete sono tutte quelle ipotesi nelle quali fuori dal primo comma ma il giudice ritiene che per motivi di opportunità si debba astenere con la procedura di mandarlo come autorizzazione al capo dell'ufficio. Ecco, questa elasticità che dal 51 secondo comma a mio parere deve esserci, viceversa doverosamente per il consulente tecnico, per il richiamo dell'articolo 63, di modo che anche tutte alcune situazioni che stanno a contorno al 51 primo comma e che sono forse di opportunità per il consulente tecnico d'ufficio debbano valere viceversa in modo preciso come ipotesi di doverosa astensione da parte del consulente tecnico e anche possibilità di ricusazione da parte delle parti. Io ad esempio, quali sono i rischi che maggiormente a mio parere ha il consulente tecnico rispetto al giudice? L'amicizia con le parti, un'amicizia semplice, una conoscenza, oppure anche l'appartenenza agli stessi club, ad esempio. Io faccio delle ipotesi che possano succedere perché le abbiamo anche vissuti, non è un'ipotesi di ricusazione il fatto che il consulente tecnico sia ad esempio nel medesimo Rotary o nel medesimo Lions, perché non riusciamo noi una fattispecie di questa tipo a ricondurre all'articolo 51, ma certamente potrebbe essere consigliabile evitare anche situazioni di questo genere che, ripeto, potrebbero compromettere la terzietà. Oppure anche i rapporti, io penso all'università, ai rapporti che abbiamo nell'università, perché tra l'altro l'altro rischio è che questo parametro non vada dato soltanto sulla base del consulente tecnico con la parte, ma anche del consulente tecnico con il consulente tecnico di parte. E quindi l'altra proposta o l'altro argomento che vi propongo è quello di valutare che le incompatibilità o il rischio di compromissione della terzietà va fatta con riferimento anche ai consulenti tecnici di parte. Su questo io sottolineo anche un ulteriore aspetto, sono tutte cose pratiche ma mi sembrano e poi quelle che ci interessano maggiormente, che il sistema oggi prevede che il consulente tecnico di parte viene nominato dopo il consulente tecnico d'ufficio, e spesso gli avvocati un po' fanno anche i furbi su questo, mi permetto di dirlo, tanto sono avvocato anch'io, non credo di offendere nessuno, no? E allora qual è una fattispecie che si può realizzare? Viene nominato un consulente tecnico d'ufficio e magari all'interno dell'università ha un ruolo, che so io, diciamo di ricercatore, e io come consulente tecnico di parte gli nomino l'ordinario che lo sovrasta all'interno del dipartimento, va bene? Se vi dovessi chiedere, è un'ipotesi di incompatibilità questa? A mio parere no, se andiamo a guardare le norme io non riesco a trovare una disposizione di questo genere, ma certamente questa è un po' una furbata e certamente anche questo crea una situazione di non perfetta terzietà. La libertà psicologica e scientifica di questo soggetto che deve svolgere la CTU è un po' compromessa da un comportamento di questo genere. Allora io, a parte il fatto che secondo me si potrebbe anche immaginare dei meccanismi per i quali
le parti nominano i consulenti tecnici di parte prima del giudice e nomina il CTU. Secondo me sarebbe più corretto una soluzione di questo genere, anche perché il giudice così si sceglie il CTU dopo che conosce il CTP e non viceversa, non è rimessa alla parte la scelta del CTP dopo che io so già chi è il CTU che ha nominato il giudice. Quindi se dobbiamo essere qui stasera a fare delle proposte, proporrei anche questo. Mi sembrerebbe, ora nei limiti ovviamente questo la legge in una certa misura ce lo impedisce, però credo che sarebbe una buona regola invertire questo ordine di nomine e immaginare prima la nomina del CTP e poi la nomina del CTU. Ma poi soprattutto riagganciandoci al 63 che rimanda al 51, se noi sposiamo la tesi e posso prendere anche l'ipotesi del secondo comma, quindi di opportunità, anche tutti questi esempi che stavo facendo vi potrebbero orientare e tutto questo assicurerebbe e garantirebbe meglio la terzietà del consulente tecnico di ufficio. L'altra cosa che volevo sottolineare, poi mi ferma quando ho finito il mio tempo, è va bene, allora, che ci sono dei termini di ricusazione che poi se scadono non possono essere più fatti valere. La giurisprudenza dice che questo non comporta nullità della perizia, ma soltanto la possibilità della sostituzione del CTU. E, forse anche questo, volendo valorizzare, questo è un orientamento giurisprudenziale, non so fino a che punto sia corretto. E l'ultima cosa che volevo dire, poi così sono stato nel mio tempo, è l'ausiliario, perché spesso, specialmente nelle consulenze tecniche più complesse, il CTU, se autorizzato dal giudice, può nominare degli ausiliari. Noi non abbiamo una disciplina specifica dell'ausiliario, perché non la trovo nel codice di procedura civile, non vi è né nella parte del codice né nelle disposizioni di attuazione. Però è una prassi ormai consolidata e addirittura è resa legittima dall'articolo 53 del testo unico delle spese di giustizia, perché quell'articolo 53, come penso sappiate, regola il fenomeno di come si dà un compenso all'ausiliario del CTU. Ausiliario del CTU però che non è direttamente disciplinato. Allora anche qui, se stiamo a fare le proposte, ne faccio un'altra, non sarebbe sbagliato dare una disciplina anche all'ausiliario del CTU, che oggi sostanzialmente è rimesso all'autorizzazione del giudice che autorizza il CTU a nominare l'ausiliario, e poi normalmente l'ausiliario è nominato dallo stesso CTU con mera comunicazione che manda al giudice. A mio parere una disciplina vi deve essere, lo stesso potere che ha il giudice sul CTU li deve avere anche sugli ausiliari, non è, e quindi anche questo andrebbe un attimo regolato, questo aspetto, e soprattutto questo rigore che a mio parere è necessario in punto di competenza, in punto di specchiatezza e terzietà del CTU, deve valere tale e quale anche per l'ausiliario. E questo tra l'altro, poi io mi permetto di ricordare un'ultimissima Cassazione di questo anno che è intervenuta su questo e che, se non ricordo, ce l'avevo qui il numero, vabbè, ora poi i numeri in un convegno. Comunque c'è una Cassazione del, ecco, eccola qui, è la 9968 del 2016, quindi proprio di questo anno, che interviene sull'ausiliario. La Cassazione conferma queste cose, queste prassi, e equipara sotto ogni profilo la disciplina della ricusazione anche all'ausiliario. Io credo che oltre alla ricusazione noi lo possiamo fare anche sugli altri campi, e con una minima lettura estensiva di questa 9968 noi potremmo dire che anche l'ausiliario deve avere lo stesso identico trattamento del CTU, perché anche l'ausiliario nei suoi campi di competenza specifica è in grado di condizionare l'esito del giudizio e quindi ha un ruolo tale che impone che sia trattato appunto con lo stesso rigore con il quale viene trattato il consulente tecnico d'ufficio. Vi ringrazio. Grazie professor Scarselli, perché ci ha sollecitato sotto molti aspetti in vista poi del dibattito, e siccome, vi dico la verità, credo poco nella tempestività degli interventi legislativi da un lato e dall'altro temo la qualità dell'intervento legislativo se non è ben ponderato, allora mi chiedo perché a livello di prassi, secondo me, con il buon senso, se siamo d'accordo sulla base del tenore delle disposizioni vigenti, alcune cose, provo a pensare ad alta voce con voi, si possono fare. Primo, mi chiedo, proprio sulla base di ciò che
rappresentava il professor Scarselli, ma quando ci si iscrive all'albo, iscrizione che poi è funzionale al controllo della commissione costituita presso il tribunale, cosa impedisce che ci si diano con l'adesione dei rispettivi ordini di appartenenza delle regole, per cui per esempio il consulente che si iscrive deve obbligatoriamente allegare un curriculum che deve essere articolato secondo un modello standard che possa rispondere a voci predeterminate in relazione alle singole attività professionali di specifica competenza. Cosa impedisce a noi giudici di fare uno sforzo concettuale nella elaborazione dei quesiti? Cosa impedisce affinché noi siamo più precisi e quindi nel momento in cui ci affidiamo al consulente, chiediamo al consulente innanzitutto di illustrare la sua particolare competenza rispetto a lo specifico tema che tratta. Qual è il metodo scientifico che propone, alla stregua del quale conduce la sua analisi? Terzo, qual è il riconoscimento di quel metodo dalla comunità internazionale con obbligatoria citazione della letteratura scientifica su cui fonda le sue asserzioni? E cosa impedisce a noi giudici? Io ve lo dico perché in Corte d'Appello stiamo ultimando due gruppi di lavoro in parallelo, una sulla motivazione delle sentenze civili, una sulla motivazione delle sentenze penali, che poi gli avvocati di Firenze lo sanno, trasmetteremo per la loro valutazione critica anche agli avvocati affinché, se lo desiderano, possano non soltanto controllare un complesso di regole di comportamento professionale che noi ci diamo, ma possano in piena autonomia discutere al loro interno se analoga riflessione non possa essere avviata sugli atti di impugnazione o comunque in generale sugli atti difensivi. E allora mi dico, cosa impedisce a noi giudici poi nell'articolazione concreta della motivazione di soffermarsi su questi vari aspetti che sono la precondizione logica poi della correttezza del ragionamento del giudice, per dimostrare perché, quali sono le valutazioni che in piena autonomia fondano meno l'adesione del giudice a quelle determinate conclusioni. Guardate che in questo senso ci sono già dei segnali significativi nella giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, che pretendono un maggior rigore dal giudice di merito nella motivazione di questi aspetti. Io ho lavorato 14 anni in Cassazione e vi posso assicurare che nel settore penale noi abbiamo annullato le sentenze di giudici di merito che non erano sufficienti, che non erano rispettose di questo che è un percorso logico di razionalità, perché al giudice non si chiede nella motivazione della sentenza di introdurre le sue impressioni, le sue sensazioni e tantomeno la sua scienza personale. Si chiede invece di spiegare il percorso logico argomentativo che fonda la sua decisione in vista dei successivi controlli nei gradi secondo grado e fino alla legittimità. È questo quello che si pretende in nome di una trasparenza e di un'effettività del contraddittorio. Se mancano queste precondizioni, noi sviliamo dall'interno il significato stesso del 24 e 111 Costituzione. Allora dico, cosa ci impedisce di cominciare a riflettere tutti insieme su questo piuttosto che avere questo atteggiamento di messianica attesa nei confronti del legislatore? Provo a lanciarle come idee, dico, affinché ci si possa riflettere tutti quanti. Posso dire una cosa, intervenendo? C'è tutto. In verità, dottoressa, lei in un'ipotetica prospettiva de iure condendo ha descritto una norma che potremmo, se vogliamo, del tutto prendere dalla legislazione americana federale. La Rule 26A2 prevede che il consulente tecnico, expert witness della parte, si autopresenti, o meglio, l'avvocato
descriva la posizione scientifica, la posizione accademica e il percorso scientifico fatto per pervenire all'opinione. Non mi sembra poi... Si cerca di supplire un po' con la fantasia a prassi un po' forse ripetitive per introdurre anche elementi di innovazione nella giurisprudenza. No, il bello del nostro lavoro è questo, e penso che il ruolo fondamentale dell'avvocato sia quello soprattutto di stimolare al giudice ad evolvere, perché se non c'è il vostro stimolo la nostra giurisprudenza non va avanti e non approda né in Cassazione questioni nuove che mai come in questo momento meritano approfondimento. Passerei a questo punto la parola al professor Vincenzo Anzanelli dell'Università di Genova, che affronterà il tema problemi di qualificazione probatoria e nullità della consulenza tecnica. È stato proprio introdotto logicamente dal professor Scarselli sotto alcuni profili che riguardavano proprio il tema dei riflessi del mancato rispetto degli obblighi di astensione sulla validità della sentenza. Grazie professore. Grazie presidente. Vorrei però chiarire che mi si attribuisce un titolo che non ho, essendo la mia qualifica quella di ricercatore, per cui ecco è di buon augurio. È quantomeno improprio attribuirmi il titolo di professore. Ringrazio l'avvocato Carlo Poli e le Camere Civili di Firenze per l'invito, e prima di entrare nel merito della relazione che avrei preparato voglio anticipare che se le posizioni della Cassazione fossero quelle della dottoressa Cassano, probabilmente molti dei problemi che oggi affrontiamo e di cui troviamo delle soluzioni sarebbero già ampiamente superate. Purtroppo mi sembra di poter dire che lo stand still della giurisprudenza italiana riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio non sia questo atteggiamento aperto che invece è critico che ha manifestato proprio pochi minuti fa la dottoressa Cassano. Certo, le relazioni che abbiamo ascoltato hanno già evidenziato il rilievo culturale del tutto cruciale del tema d'indagine, un rilievo che, per usare una sintesi un po' banalizzante, ci fa interrogare sui rapporti fra scienza, processo e verità, ovvero sia su quale sia il livello qualitativo delle conoscenze scientifiche che il processo civile italiano può ritenere adeguato per giungere a decisioni corrette, a decisioni giuste, in quanto fondate su un accertamento veritiero dei fatti di causa. Quindi un rilievo culturale davvero amplissimo, ma se è possibile è ancor più decisivo il rilievo pratico del tema d'indagine, e al riguardo basta richiamare due circostanze che sono già state anticipate ma che sono comunque del tutto note a chiunque frequenti le aule dei nostri tribunali. Mi riferisco per un verso all'aumento esponenziale dei casi in cui, per risolvere una controversia civile, è necessario procedere all'espletamento di una consulenza tecnica. Le ragioni di questo fenomeno sono variegate, ma probabilmente riconducibili all'espandersi dei saperi specialistici rispetto al senso comune. In altri termini, intere aree del sapere che fino a qualche tempo fa rientravano nel patrimonio culturale dell'uomo medio, oggi sono invece patrimonio dei saperi specialistici, per cui vanno acquisite nel processo attraverso il consulente tecnico. E per altro verso, circostanza comunque già accennata, vi è la particolare incidenza delle informazioni tecnico-scientifiche fornite dal consulente sulla formazione del convincimento del giudice. Basti pensare che studi statistici compiuti in Germania sul finire degli anni 90 dimostrano come nel 95% dei casi il giudice recepisca le conclusioni del consulente tecnico. E le ragioni anche qui sono abbastanza evidenti. Il giudice si determina a nominare un consulente quando necessita di conoscenze, informazioni, metodologie d'indagine che non possiede. Per cui è evidente la soggezione specialistica che il giudice sconta nel consulente, ma in questa circostanza è anche insito il rischio di ricezione, anche di ricezione acritica, dei risultati forniti dal consulente.
Bene, l'incrocio di queste due circostanze ci dice come oggi, in una area veramente ampia di controversie, la consulenza tecnica rappresenti una sorta di processo nel processo dal cui esito dipende l'esito stesso della controversia. Ma proprio in ragione di ciò bisogna che l'introduzione delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo sia contornata da opportune garanzie, sia con riferimento all'affidabilità qualitativa delle conoscenze scientifiche, ma sia avuto riguardo al rispetto dei principi fondamentali del processo civile: il principio del contraddittorio, il principio dell'onere della prova, il principio per cui tutte le decisioni giurisdizionali devono essere adeguatamente motivate. Ebbene, nonostante sia diffusa la percezione che la consulenza tecnica incida come e più di altri mezzi di prova sulla formazione del convincimento del giudice, permane ancora oggi quella che è un'anomalia tutta italiana, l'anomalia della disciplina positiva della consulenza tecnica, che diciamo attraversa senza incertezze l'intero Novecento, senza sostanziali modifiche, e che si caratterizza per una sorta di duplicità disciplinare. Da un punto di vista statico e descrittivo, il consulente tecnico è qualificato ed è inserito nella disciplina dedicata agli ausiliari del giudice. Da un punto di vista invece dinamico dello svolgimento, l'attività della consulenza è disciplinata all'interno di una sede dedicata all'attività istruttoria, ma, questo mi sembra il punto fondamentale, al di fuori dei mezzi di prova tipici. De iure condito, la consulenza tecnica non è un mezzo di prova tipico. Ed è mia convinzione che non si tratti soltanto di una questione dogmatica o classificatoria, ma che questa circostanza, la mancata qualificazione probatoria della consulenza tecnica, finisca per incidere sulla configurazione degli assetti giurisprudenziali e soprattutto sulla configurazione dei poteri e doveri di giudice e parti nelle fasi di ammissione, utilizzazione in chiave decisoria e formazione prima delle conoscenze tecnico-scientifiche. Dunque, partendo proprio dalla fase dell'ammissione, l'articolo 61, come sappiamo, attribuisce al giudice il potere di procedere alla nomina di un consulente quando, per l'accertamento dei fatti o per la valutazione delle prove, sia necessaria una speciale competenza tecnica. Facendo leva proprio sulla valorizzazione della funzione ausiliaria del giudice, gli indirizzi giurisprudenziali ancora oggi sedimentati ritengono, per un verso, che il giudice goda a questo riguardo di un potere discrezionale amplissimo, un potere discrezionale talmente ampio da non necessitare di motivazione, essendo le relative scelte insintagabili in sede di legittimità. E per altro verso, valorizzando la circostanza che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, si tende ancora a ritenere che le parti non hanno alcun diritto ad ottenere la nomina di un consulente, essendo la relativa istanza al più una mera sollecitazione rivolta al giudice. Mi sembra tuttavia di poter dire che, seguendo queste impostazioni giurisprudenziali, si finirebbe per interpretare l'articolo 61 del Codice di Procedura Civile nel senso che è necessario procedere alla nomina di un consulente quando il giudice lo ritiene necessario e che la decisione del giudice a tale riguardo è corretta in quanto compiuta dal giudice. Ma si tratta all'evidenza di un'impostazione che non è condivisibile e che arriva a volte a risultati paradossali. Vi sono delle sentenze ancora a metà degli anni 2000 che, anche a fronte della necessità di acquisire conoscenze o di applicare metodologie di indagine trascendenti il sapere dell'uomo medio, consentono e legittimano la scelta del giudice che non ha nominato un consulente, decidendo di affrontare le questioni tecniche mediante proprie ricerche personali o informazioni che la propria cultura e i propri studi gli hanno fornito. In questo modo, per usare un'immagine fortunata già utilizzata
da altri più autorevoli esponenti della nostra dottrina, si autorizza, per così dire, il giudice ad improvvisarsi apprendista stregone, cioè a svolgere il ruolo dello scienziato senza averne le capacità e senza averne le qualifiche. Ma ancor di più si introducono nel processo conoscenze che provengono dalla scienza privata del giudice e non sono filtrate né dal principio del contraddittorio né rispondono al rispetto dei principi dell'onere della prova e più in generale del principio dispositivo e della domanda. Per cui si rende necessario, a mio avviso, individuare le condizioni al ricorrere delle quali la nomina di un consulente tecnico non sia soltanto opportuna, ma necessaria o financo doverosa. Ed in effetti l'articolo 61, soprattutto se letto nel suo combinato disposto con l'articolo 97 delle disposizioni di attuazione, che prevede appunto il divieto di scienza privata del giudice, qualche informazione importante a tale riguardo la fornisce. Ed infatti l'articolo 61 in realtà cosa ci dice? Ci dice che quando è necessario, per l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove, acquisire informazioni che trascendono il patrimonio culturale dell'uomo medio, cioè che vanno al di là delle nozioni di fatto notorio o di massime di esperienza, il giudice è tenuto ad assumere un consulente tecnico perché incorre in mancanza nella violazione del divieto di scienza privata del giudice. Per cui di fronte alla istanza di nomina di un consulente tecnico, a mio avviso al giudice è assegnata una duplice verifica: verificare se i fatti su cui si chiede l'espletamento di una consulenza tecnica sono stati dedotti e tempestivamente allegati dalle parti, verificare in secondo luogo se per l'accertamento o la valutazione di tali fatti sia necessario l'ausilio di conoscenze trascendenti il sapere dell'uomo medio. Al ricorrere di entrambi i presupposti, la nomina di un consulente tecnico risulta doverosa, non potendo il giudice esimersi né potendosi giustificare comportamenti omissivi in tal senso sotto l'ombrello della discrezionalità o ancor più della funzione meramente ausiliaria del consulente. E evidentemente vi sono degli indirizzi giurisprudenziali che mostrano evidentemente di seguire tali impostazioni. In primo luogo si inizia a ritenere che la scelta del giudice in ordine all'ammissione o non ammissione della consulenza tecnica debba essere motivata al pari di ogni altro mezzo di prova. In secondo luogo è sedimentata la nozione di consulenza tecnica come estrema ratio probatoria, per cui specie laddove al consulente è affidato il compito di percepire i fatti, di accertarli direttamente, ebbene in questi casi la consulenza tecnica rappresenta l'unico strumento offerto alle parti per fornire la prova dei fatti dedotti, ma appunto in questo caso la consulenza tecnica diventa doverosa ed è qualificato come illogico il comportamento del giudice che per un verso abbia respinto l'istanza di nomina della consulenza tecnica e per altro verso abbia rigettato la domanda ritenendo non provati i fatti che la parte intendeva provare proprio attraverso la nomina di un consulente tecnico. Anche il momento della scelta del consulente tecnico, su cui evidentemente non mi fermerò perché già in maniera limpida è stata tratteggiata dal professor Scarselli, sarà poi oggetto di dibattito nella successiva sessione, però voglio dire, fondamentalmente è sempre la qualificazione ausiliaria del consulente che giustifica l'attribuzione al giudice del potere esclusivo di individuare il consulente. Ovviamente era una scelta che nelle intenzioni del legislatore del 42 avrebbe dovuto contribuire ad innalzare gli standard qualitativi della consulenza rispetto al precedente regime delle perizie partigiane e proprio per favorire tale innalzamento era stato predisposto il meccanismo degli albi. Quel che voglio sottolineare non è tanto la ragionevolezza o meno di tale scelta, ma che nella nostra giurisprudenza non vi siano spazi per consentire alle parti di criticare il possesso in concreto da parte del consulente delle conoscenze necessarie per affrontare e risolvere la controversia. Ben vengano i rimedi prospettati dalla
dottoressa Cassano e che appunto, come il professor Donde ci ha anticipato, ripropongono quanto già da tempo nella Rule 26A delle Federal Rule of Civil Procedure, cioè la necessità di fornire un curriculum, di indicarci in quali controversie si è prestato il ruolo di consulente tecnico, di anticipare il fondamento scientifico dell'opinion che il consulente andrà ad esprimere. E ben venga una revisione dei meccanismi che soprassiedono alla iscrizione all'albo dei consulenti. Quando il legislatore ha parlato di una speciale competenza tecnica, la intendeva speciale in quanto ulteriore a quella necessaria e sufficiente per iscriversi ad un albo professionale. Questo appare del tutto evidente. Però ecco, le interpretazioni giurisprudenziali delle norme che soprassiedono alla scelta del consulente non paiono evidentemente in grado di assicurare la partecipazione al processo di persone dotate di una speciale competenza tecnica. In primo luogo, la giurisprudenza è assolutamente sedimentata nel ritenere che tali norme abbiano natura e finalità di mere direttive, per cui la violazione di tale norma non importa nullità della consulenza tecnica. La giurisprudenza formatasi presso i comitati è appunto quella che ci è stata descritta. Chiunque eserciti una professione non indegnamente ha pressoché diritto ad iscriversi all'albo. E andrebbe rivista, a mio avviso, anche la composizione di questi comitati, magari potenziando anche la partecipazione del personale tecnico di riferimento, non rimettendo quindi la valutazione del possesso delle capacità tecnico-scientifiche esclusivamente al personale, ai magistrati. Brevemente, passando anche al regime della nullità della consulenza, l'impostazione che abbiamo visto circa la violazione delle regole che soprassiedono la scelta del consulente è indice di una più generale impostazione rispetto alla quale per far valere la nullità della consulenza non è necessario e sufficiente che siano violate le regole che soprassiedono alla sua assunzione, così come accade invece per tutti gli altri mezzi di prova, ma è necessario che la parte provi un quid pluris, cioè che la parte, oltre a provare l'avvenuta violazione della norma che disciplina l'ingresso della conoscenza nel processo, dimostri anche di aver subito un concreto pregiudizio del diritto di difesa. Ove questo di più che si chiede proprio in materia di consulenza, francamente, a mio avviso, non trova giustificazione. Vi è poi un regime assolutamente affievolito della nullità. Tutte le nullità in materia di consulenza sono assolutamente nullità relative, che debbono essere fatte valere nel primo atto successivo, restando altrimenti sanate. E più in generale c'è un atteggiamento, per così dire, salvifico della giurisprudenza, volta comunque a privilegiare la salvaguardia dei risultati acquisiti dal consulente rispetto al formale, rispetto al, appunto, al rispetto, scusate il gioco di parole, del principio del contraddittorio. E ciò è particolarmente sensibile perché lo spettro dei poteri attribuiti al consulente è uno spettro veramente ampio. In primo luogo, il consulente deve rispondere alle indagini che gli sono commesse dal giudice e per far ciò, su autorizzazione del giudice, può chiedere chiarimenti alle parti, può sentire terzi, può eseguire calchi e rilievi e può al limite anche, vedremo a quali condizioni, acquisire ulteriore documentazione. Il problema principale a tale riguardo, a mio avviso, è quello della circoscrizione del compito del consulente, perché evidentemente l'individuazione del mandato del consulente finisce per incidere sui risultati della consulenza. Per cui un momento assolutamente nevralgico nello svolgimento della consulenza è quello della formulazione dei quesiti. Io penso che l'assetto delineato dal legislatore del 2009 abbia in qualche misura peggiorato la situazione esistente. Come voi sapete, il giudice dovrebbe formulare i quesiti con l'ordinanza che scioglie la riserva istruttoria. Quindi deve formulare i quesiti senza la presenza delle parti e senza la presenza del consulente stesso, che in qualche modo potrebbe coadiuvarlo nella più corretta individuazione dei quesiti. Mi limito a due considerazioni di massima.
Per un verso, io ritengo che dovrebbe essere in qualche misura ufficializzato, positivizzato il diritto delle parti di formulare propri quesiti al consulente tecnico. È evidente che questa possibilità già l'abbiamo, nel senso che nulla esclude di formulare dei desiderata nelle memorie, nell'atto introduttivo o più nella memoria 183.6 numero 2. E nulla ci vieta all'udienza in cui il consulente deve comparire per accettare l'incarico di contestare o comunque chiedere l'integrazione dei quesiti. Però ecco, a mio avviso, coinvolgere maggiormente le parti in maniera fisiologica nella formulazione dei quesiti potrebbe essere un vantaggio nella economia complessiva della consulenza tecnica. Per altro verso invece va definitivamente combattuta e sconfitta, se mi permettete, la prassi di una formulazione eccessivamente ampia dei quesiti. In questo e in ciò si annida il rischio di una delega al consulente di funzioni giurisdizionali esclusive. Assistiamo ancora oggi alla formulazione di quesiti attraverso i quali si attribuisce al consulente una sorta di compito di fare tutto, cioè di accertare la sostanza dei fatti, individuare e descrivere il nesso di casualità, valutare natura e conseguenza economica dei fatti stessi, stabilire il grado di responsabilità fra le parti. Manca appunto l'incarico di, è una battuta, di stendere la sentenza, anche se poi alla fine molto spesso è consentito al giudice motivare la sentenza attraverso un richiamo per relazionem a quelli che sono i risultati del consulente tecnico. Ebbene, oltre alla formulazione dei quesiti andrebbero circoscritti con maggiore precisione anche i poteri del consulente tecnico nello svolgimento delle indagini. La giurisprudenza più risalente consentiva infatti al consulente di acquisire di sua iniziativa ogni elemento necessario all'espletamento dell'incarico, anche desumendolo da elementi non prodotti in causa dalle parti. Tale impostazione, seppur non tramontata, è stata tuttavia oggetto di correttivi importanti. Si ritiene innanzitutto ovviamente necessario che le informazioni acquisite su Asponte dal CTU non esulino dall'oggetto dell'indagine tecnica, ma soprattutto si ritiene che debba trattarsi di fatti o elementi che non sarebbe spettato alle parti provare in base alla regola dell'onere della prova. In altri termini, come si suol dire, la consulenza tecnica non deve sopperire all'onus probandi gravando sulle parti. In quest'ultimo caso, qualora ci si riferisca a fatti non allegati dalle parti o ovvero a fatti che la parte avrebbe dovuto provare con mezzi diversi dalla CTU e che appunto non sono rientrati nella formulazione dei quesiti, ecco, l'acquisizione di questi elementi probatori è nulla e tale nullità finisce, deve finire per travolgere la stessa sentenza che sulla CTU si sia fondata. Lo spettro poi dell'impostazione giurisprudenziale riguardo ai singoli poteri del CTU è abbastanza articolato. Faccio qualche esempio: per le informazioni, per l'assunzione di informazioni ai terzi è assolutamente necessario un'autorizzazione del giudice. I documenti non possono essere acquisiti a meno che non ci sia un accordo delle parti e anche le parti stesse, le dichiarazioni delle parti possono assumere il valore di, a seconda degli indirizzi, delle risposte fornite dalle parti in sede di interrogatorio libero o di confessioni stragiudiziali. Vado velocissimamente a finire ribadendo che il profilo dove maggiori sono le discrasie, o meglio le conseguenze della mancata qualificazione probatoria della consulenza tecnica, è quello della valutazione della consulenza da parte del giudice. Qui, se volete, l'ombrello ideologico è quello del brocardo latino iudex peritus peritorum, il giudice è il perito dei periti. Un principio evidentemente soggetto a critiche. Nessuno qui nega la supremazia della valutazione giudiziale rispetto alle valutazioni del perito. Ovviamente ciò che rileva è la configurazione di corretti obblighi motivazionali in capo al giudice. La dottoressa Cassano evidentemente ha detto che c'è una maggiore sensibilità. Sì, evidentemente quando il giudice si discosta dai risultati, e l'ha accennato anche il professor Scasselli,
quando il CTU si discosta dei risultati, quando il giudice si discosta dei risultati del CTU, deve dimostrare di aver risolto la questione tecnica sulla base di criteri corretti. Ma soprattutto ciò che incide nella nostra giurisprudenza sulla configurazione del ruolo del giudice è il ruolo dei consulenti tecnici di parte. Cioè, più specifiche e circostanziate sono le critiche sollevate dai consulenti tecnici di parte all'elaborato del CTU, maggiori e più stringenti sono gli obblighi motivazionali che si configurano in capo al giudice, che intenda ovviamente aderire alle conclusioni del CTU e discostarsi dalle conclusioni del CTP. Io ritengo che attraverso la riconduzione della consulenza tecnica nella disciplina dei mezzi di prova tipici si possa contribuire a potenziare il diritto di contraddittorio fra le parti anche attraverso il potenziamento del ruolo dei consulenti tecnici, ad innalzare gli obblighi motivazionali gravanti al giudice e anche con la riconfigurazione dei meccanismi di scelta del consulente, in questo modo si possa perseguire una decisione, come dicevo all'inizio, giusta, in quanto fondata su di un accertamento tendenzialmente veritiero dei fatti di causa. Grazie. Grazie a questa bellissima relazione che ci ha offerto moltissimi interrogativi e spunti ricostruttivi. Fra tutti ne menziono uno ai fini dell'eventuale dibattito. Mi chiedo, la categoria della nullità che è stata appunto evocata dal dottor Anzanelli, siamo sicuri che sia davvero una forma di invalidità o quelle carenze giuste cui lui giustamente faceva riferimento non costituiscono un vizio della motivazione del giudice, del provvedimento del giudice, soprattutto nei casi in cui la difesa contesti per iscritto anche attraverso memorie difensive la decisione e l'attività del giudice e il giudice non risponda alle contestazioni motivatamente messe per iscritte al difensore? Io me lo chiedo perché dico l'interlocuzione nel processo è un'interlocuzione scritta e motivata, quindi anche se non si deve partecipare all'udienza di conferimento dell'incarico, nulla impedisce che rispetto alla designazione di un certo consulente che non si ritiene qualificato possano essere motivatamente formulate contestazioni per iscritto dalla difesa, cui consegue un particolare onere motivazionale da parte del giudice. Me lo chiedo, ci sono raffinati processual civilisti che ci potranno fornire una risposta. Ultima relazione di questa sessione, quella della professoressa Beatrice Ficcarelli, associato di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Siena, che con un piccolo cambiamento di programma si soffermerà in particolar modo sull'articolo 696 bis del codice di procedura civile, quindi sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Grazie professoressa. Grazie Presidente, ringrazio anch'io gli organizzatori, l'Unione Nazionale Camere Civili e la Camera Civile di Firenze, dovendo colmare una lacuna, quella della presenza del professor Tarufo, che si scusa molto di non aver potuto presenziare a questo incontro, ho scelto un argomento totalmente diverso, non permettendomi assolutamente di riproporre quei temi. E qui però ho pensato che in un convegno dedicato alle conoscenze esperte nel processo civile dovesse essere lasciato spazio anche ad una breve riflessione in ordine alle conoscenze esperte prima del processo civile, perché noi abbiamo un importante appiglio normativo rappresentato appunto, come anticipava la Presidente Cassano, da quella norma considerata forse una norma cenerentola, che è l'articolo 696 bis. Dico norma cenerentola perché abbiamo diverse norme che sono in vigore ormai da tanto tempo, questa compie 10 anni perché è entrata in vigore con la riforma del 2006 e che però ha avuto, a mio parere, una più che scarsa, forse difficile applicazione pratica, perché risente di tutte le difficoltà che abbiamo evidenziato fino ad ora della CTU e ne risente
molto, proprio perché qui si tratta di dover acquisire una conoscenza esperta a scopo deflattivo del contenzioso, perché una delle funzioni di questa norma è quella di evitare il processo. Dicevo che questa norma è entrata in vigore con la riforma del processo civile del 2005, quella che ricordiamo effettuò una vera e propria rivoluzione nel sistema della tutela cautelare, attenuando, perché ormai così ci si esprime, quella strumentalità fra la fase cautelare e la fase del merito che aveva caratterizzato fino allora questo istituto. E il 696 bis del codice di procedura civile è un istituto nuovo, è collocato, lo ricordiamo, da un punto di vista di collocazione sistematica dopo l'ATP, quindi dopo l'articolo 696, è collocato quindi nell'ambito della sezione dedicata ai procedimenti di istruzione preventiva, quelli che hanno ad oggetto la cautela non di un diritto sostanziale, ma ben sappiamo di un diritto processuale, il diritto alla prova, e proprio nella rubrica, come anticipavo prima, reca espressamente una finalità conciliativa, tant'è che è rubricato consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite. Ora, noi sappiamo tutti che l'articolo 696 bis è totalmente svincolato dal requisito dell'urgenza e quindi già fin dalle prime battute del testo della norma noi vediamo, leggiamo che l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, che è appunto l'urgenza. Quel requisito dell'urgenza che caratterizza senz'altro il procedimento che lo precede, il procedimento di accertamento tecnico preventivo, infatti esordisce chi ha urgenza di far verificare. L'urgenza non rappresenta il presupposto di questo nuovo istituto. Ma allora come mai questo istituto è stato collocato tra i procedimenti cautelari di istruzione preventiva? Di qui tutto il tentativo di individuarne i confini e soprattutto quella che è la vera natura. E sotto questo profilo, proprio per la sua collocazione sistematica, la Cassazione subito, cioè molto presto nel 2007, l'ha dovuta definire come di cautelare formale. Quindi la Cassazione ha scelto di rappresentare l'articolo 696 bis come un istituto che da un punto di vista formale ha natura cautelare, in questo modo non inficiando la non felice collocazione di questo istituto fra i procedimenti di istruzione preventiva. Ma noi sappiamo che la qualificazione di un istituto, cioè la natura di un istituto, si porta dietro tutte le conseguenze dell'istituto medesimo. Questo è un istituto ibrido, perché abbiamo detto che ha una natura cautelare formale, ma ha una natura strettamente conciliativa, come dice la stessa rubrica della norma. Ecco, questo ha portato immediatamente l'istituto a confrontarsi con una serie di problemi che hanno occupato l'attenzione della giurisprudenza, dando luogo ad una serie di pronunce discordanti fra di loro, estremamente frastagliate. Pensiamo ai rapporti di questo istituto con la mediazione obbligatoria. La mediazione obbligatoria noi sappiamo, perché oggi ovviamente noi ci dobbiamo confrontare con strumenti deflattivi del contenzioso, l'istituto della mediazione obbligatoria è primo fra questi, e noi sappiamo che è stato chiarito che per i procedimenti cautelari la mediazione obbligatoria non si applica. Quindi un primo problema che si è posto alla giurisprudenza è che la giurisprudenza ha voluto chiarire è l'esclusione dell'applicabilità della mediazione obbligatoria al 696. Ma la giurisprudenza ci ha anche detto che se all'articolo 696 bis non si applica
la disposizione di cui è l'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010 sulla mediazione, ciò non significa che nelle materie in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità, aver esperito un 696 bis esima dalla mediazione. Quindi, da una parte, se io voglio fare un 696 bis, lo posso fare anche se la materia prevede come condizione di procedibilità l'esperimento di mediazione obbligatoria. Una volta che tuttavia si rientri nelle materie al di là del 696 bis, l'aver esperito un 696 bis non mi esime comunque dall'esperire un procedimento di mediazione obbligatoria. Quindi si sono visti dei procedimenti in cui è stato dichiarato inammissibile la domanda perché non era stato già esperito un 696 bis e non è stato questo ritenuto sufficiente e a configurare quella finalità conciliativa che solo la mediazione può avere e qui a pieno titolo, e quindi è stata affermata da parte della giurisprudenza la natura recessiva dell'articolo 696 bis rispetto alla mediazione. Comunque da parte della giurisprudenza, perché vi ripeto, vi è una giurisprudenza estremamente divergente sull'argomento, io vi ho riportato quelle che sotto questo profilo dei rapporti con la mediazione paiono essere le tendenze più recenti. Questo perché? Perché abbiamo detto che comunque anche l'articolo 696 bis, giusto alla sua rubrica, ha un'innegabile finalità conciliativa. Questo per dirvi quelle che sono le problematiche che un istituto che può avere una funzione composita può comportare. Ma noi siamo qui a parlare della consulenza tecnica e quindi lasciando da parte tutta una serie di problematiche che ho potuto soltanto anticipare, c'è tutta una controversia per esempio sull'applicabilità dell'istituto quando sia contestato solo il quantum o anche l'AN, no? L'ande beatur, c'è tutta una giurisprudenza che ci dice che se è contestato l'ande beatur non si può applicare l'istituto, pensiamo a tutte le riflessioni e tutte le controversie in materia di colpa medica, c'è una giurisprudenza invece che ci dice che anche se è contestato l'AN l'istituto può essere applicato. Comunque ho detto, tralasciamo queste problematiche per concentrarsi sull'aspetto che occupa oggi maggiormente la nostra attenzione, quella della consulenza tecnica, perché qui si tratta sostanzialmente di che cosa? Si tratta acquisire delle conoscenze esperte, per rifarmi al titolo prescelto per questo incontro, prima del processo civile, dando al consulente tecnico la possibilità di conciliare la controversia. Cosa significa questa norma sostanzialmente? Intanto, fin dalla prima lettura, fin da quando uscì questa nuova disposizione, ci sembrò subito evocare fenomeni ampiamente conosciuti in altri sistemi e in particolar modo quel fenomeno di prova prima del processo che risponde a quella pratica invalsa nella maggior parte dei procedimenti dei sistemi sia di common law che di civil law, che prevede che taluni mezzi di prova possano essere acquisiti prima dell'inizio dell'azione, prima quindi che sia dato luogo al processo. Quindi sostanzialmente si tratta di anticipare il momento di assunzione di strumenti probatori prima dell'inizio dell'azione. Questo perché? Perché il sapere, il conoscere quelli che potranno essere i futuri esiti di una controversia può guidare l'azione. Cioè il fatto di acquistare delle informazioni o delle conoscenze prima che la lite, che la causa abbia inizio, conoscenze che ovviamente hanno ad oggetto elementi di fatto, può che cosa rappresentare? Può rappresentare un elemento cruciale per evitarlo il processo e quindi per valutare se valga davvero la pena farlo il processo, perché io se io ho già provati i miei fatti tramite una consulenza tecnica prima dell'instaurazione del giudizio, io posso decidere di non addivenire a quel giudizio o posso trovare una composizione di quel giudizio per il tramite dell'esperto che ha accertato tali fatti con una sua consulenza.
perché ho parlato di fenomeni di prova prima del processo, perché questa, e qui a questo tavolo abbiamo i maggiori esperti appunto di questa materia, questo ci evoca, come vi riferivo prima, delle disposizioni, non prassi, disposizioni processuali, come dicevo, presenti nella pressoché totalità dei sistemi. E non soltanto mi riferisco agli ordinamenti di common law a cui il professor Dondi ha fatto cenno prima, e dovendo trattare di prova prima del processo è pertinente parlare dei pre-action protocols dell'esperienza inglese, non è pertinente parlare della discovery statunitense, perché la discovery statunitense interviene a processo già iniziato, allora lì potremo parlare di prova prima del processo se ci si riferisce ad una fase precedente all'assunzione delle prove. Ma guardate che i riferimenti stranieri non li abbiamo appunto soltanto negli ordinamenti di common law, li abbiamo anche negli ordinamenti di civil law. E mi riferisco essenzialmente al sistema tedesco, che ha una norma da un punto di vista sistematico molto simile al 696 bis, e al sistema francese che conosce un istituto disciplinato dall'articolo 145 del Code de Procedure Civile, che sono le cosiddette misure istruttorie in futurum, e dice questa norma che esiste un motivo legittimo di conservare, ma anche solo di stabilire avant tout procès, cioè prima del processo, la prova dei fatti da cui può dipendere la soluzione di un litigio. Si possono disporre le misure d'instruction légalement admissibles, quindi si possono ammettere tutte quelle misure istruttorie legalmente ammissibili al fine di verificare proprio che cosa si potrà accertare in un futuro processo e al fine di evitarlo. Ma tutto questo che cosa presuppone? E qui io mi raccordo alla relazione di Vincenzo Anzanelli. Questo presuppone che la CTU venga considerata un mezzo di prova. Cioè questo presuppone che si vada oltre la concezione meramente valutativa della CTU e che si dia alla CTU una vera finalità probatoria. Giusto il riferimento appunto di quello che succede in questi altri sistemi, in cui su questo non c'è mai stato dubbio. Negli altri ordinamenti si parla tranquillamente di misure istruttorie e quindi di assunzione di prova, cioè non si mette in dubbio che si parli e che si tratti di prove. Tutto questo in che cosa rientra? E qui tanti sono i collegamenti che possono essere fatti. Rientra in un percorso ben definito del legislatore, perché il legislatore che cosa ha fatto nella famosa riforma che ho evocato prima del 2006? Abbiamo detto, ha rivoluzionato la tutela cautelare, ha introdotto un 696 bis che prima non esisteva, ma cosa ha fatto anche? È intervenuto in modo potente anche sull'accertamento tecnico preventivo, cioè ha potenziato assolutamente quelle che sono le conoscenze esperte, riformulando la norma che prevedeva che al consulente venissero affidate appunto delle aree di indagine molto più limitate, perché ora è inutile che sottolinei questo punto e cosa è stato oggetto della riforma dell'articolo 696, l'ampliamento dei poteri del consulente in quella riforma è stato macroscopico. Da quel momento il consulente nell'ATP verifica anche le cause e accerta i danni che siano conseguenze dei fenomeni rilevati. Quindi l'articolo 696 non è sorto per caso, perché si inserisce in un solco che ha anche una tradizione giurisprudenziale molto ben definito, in cui il ruolo della CTU è assolutamente potenziato. Però, mi ripeto e mi rapporto ancora una volta con quello che diceva il dottor Anzanelli, bisogna partire dal presupposto della valenza probatoria della CTU. Del resto, abbiamo detto prima, sentenze che si spalmano sulla CTU, ma sentenze anche che non si spalmano, perché questo fatto di che il CTU comunque
rimane un ausiliare del giudice, e quindi se questa natura di mezzo istruttorio non viene chiarificata, il giudice può anche discostarsi, ovviamente, in modo anche piuttosto semplice dalla consulenza tecnica. E quindi devo dire che la chiarificazione di quella che è la vera natura o la natura acquisita in giurisprudenza della consulenza tecnica la ritengo un argomento assolutamente cruciale. Dicevo che questa norma affida al CTU dei poteri enormi. Perché? Perché gli dà la possibilità di conciliare, quindi responsabilizza non soltanto, appunto, amplia l'importanza della conoscenza esperta, ma chiede al CTU anche di essere un conciliatore, dà dei poteri di mediazione, di conciliazione al CTU, e questo quindi evoca un'altra necessaria esigenza, quella che il CTU venga formato anche sotto questo rilevante profilo. In conclusione, si tratta, a mio parere, quando si parla del 696 bis, abbiamo di fronte una norma che ha delle grandi potenzialità. È una norma che può avere delle grandi potenzialità veramente sotto il profilo di deflazionare il contenzioso, e può allinearsi alle norme presenti in altri codici di altri sistemi, che pensano che la forza di un processo non sia soltanto quella di prevedere tutta una serie di step che arrivino, che conducano alla sentenza, ma la forza di un processo, ci insegnano le esperienze straniere, è anche quella di prevedere dei meccanismi deflattivi, quelli che ci consentono invece di trovare una alternativa al processo. Cioè, gli strumenti deflattivi non devono essere visti come un punto di debolezza, devono essere visti, e devo dire qui l'ordinamento statunitense ci dà forse la mano principale, devono essere visti come un punto di forza del processo, però ci devono essere tutti i presupposti. E la nostra consulenza tecnica preventiva, anche rispetto alla CTU, risente di una serie di lacune gravissime. Perché quando noi abbiamo a che fare con un 696 bis, non abbiamo tutte quelle garanzie riguardanti le osservazioni alla CTU, quindi una piena realizzazione del contraddittorio, che caratterizzano, per fortuna, soprattutto dopo la recente riforma del 2009, il procedimento di CTU nell'ambito del processo. L'articolo 696 bis avrebbe potuto fare un rinvio formale a queste norme, e ovviamente mi riferisco all'articolo 194 e all'articolo 195, cioè si poteva rinviare a modalità disciplinari che sarebbero apparse senz'altro agevoli o derivabili. Questo non è stato fatto. A ciò si aggiungano tutti i problemi di cui parlavamo prima, chi mi ha preceduto, riguardanti l'affidabilità poi della conoscenza specialistica, perché se io devo affidare a uno strumento uno scopo deflattivo, oltretutto è un procedimento ante eventualmente un futuro procedimento, io ci devo credere in questo procedimento, e io credo nel procedimento nella misura in cui so che la CTU ha un valore di prova, altrimenti non mi ci metto nemmeno, altrimenti vado direttamente nel processo. Quindi questa è una serie di problematiche di un istituto che, come vi dicevo, può avere molte potenzialità. In quali ambiti? In tanti ambiti, perché noi sappiamo che questa norma ha un ambito di applicazione, questo ex lege, estremamente vasto, perché la si può disporre per l'accertamento relativo a determinazione dei crediti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, quindi copre praticamente quasi tutto il contenzioso. A me è sempre venuta in mente una potenzialità forte di questa norma nei procedimenti di separazione e divorzio, soprattutto oggi che le prime udienze vengono fissate purtroppo per esigenze di organico e disfunzioni burocratiche e amministrative dei tribunali anche a un anno, no? Rispetto a quando viene depositato il ricorso, talvolta. E allora io mi sono sempre chiesta: perché non disporre una consulenza tecnica preventiva che abbia per esempio ad oggetto lo stabilire il miglior regime di affidamento dei figli?
Questo potrebbe aiutare, una definizione preventiva rispetto al processo di quelli che sono alcuni dei punti più delicati. Oggi noi attendiamo provvedimenti presidenziali che intervengono per esigenze appunto di burocratiche e amministrative molto tardi, mentre una consulenza tecnica preventiva anche in queste delicate materie potrebbe fungere da strumento che velocizza la certezza e l'accertamento di determinati fatti e anche deflazionare il contenzioso. Grazie professoressa Ficcarelli per questa analisi così puntuale dell'istituto e anche per le sollecitazioni che ha offerto sul possibile ambito applicativo della norma. Ringrazio quindi tutti i partecipanti a questa sessione e lasciamo spazio alla seconda che sarà altrettanto interessante. Grazie a tutti. E termina così la prima sessione prevista dal programma. Ci accingiamo adesso ad ascoltare la seconda sessione. La seconda sessione è a tavola rotonda prevista con il coordinamento della stessa da parte della dottoressa Marilena Rizzo, presidente del Tribunale di Firenze, il professor Claudio Consolo, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Roma La Sapienza, e il professor Ferruccio Auletta, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Napoli Federico II. Sentiremo anche la dottoressa Patrizia Pompei, il presidente della terza sezione civile del Tribunale di Firenze, e la dottoressa dottor Franco Pagani, presidente dell'Associazione degli Esperti e dei Periti della Toscana. Si stanno posizionando sulla parte coordinata dalla dottoressa del palco dedicata a questa tavola rotonda, gli relatori che abbiamo testé menzionato, e quindi Pompei. Giusto il tempo di un jingle e ritorniamo in diretta su YouSlow Web Radio. YouSlow Web Radio 331 3097 852, www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi